Buongiorno, vi ringrazio per essere con noi anche in questa giornata che vede, a mio avviso, dei risultati importanti, perlomeno noi abbiamo avuto modo di vederli in anteprima nell'incontro che abbiamo avuto con i colleghi che hanno coordinato i vari gruppi per le varie zone. E questa è una prima volta in cui io li ringrazio, ma lo continuerò a fare perché davvero hanno fatto un lavoro egregio. Ricordate che questo nostro percorso è iniziato nelle giornate di dicembre, il 9 e 10 dicembre, e poi abbiamo avuto queste due giornate intense con il professor Antonio Brusa. Per sintetizzare il lavoro che abbiamo fatto, direi che noi abbiamo cercato di mettere insieme tante cose. Uno, il tema generale su cui l'Istituto lavora ormai da parecchio tempo, è quello dell'intercultura, coniugarlo con la migrazione, però coniugarlo anche con altri due elementi. Un altro terzo elemento, gli stereotipi, il quarto elemento, quella tecnica che abbiamo cominciato a lanciare dalla Summer School l'anno scorso di Venezia, che è quella degli studi di caso. Mettere insieme quattro cose non è facile, il fatto che voi ci siate riusciti credo che sia un primo motivo di soddisfazione. Abbiamo pensato che in relazione all'esercizio D si potesse non solo scrivere un piccolo articolo sull'argomento degli stereotipi, ma anche argomentarlo a voce con un video. Il nostro gruppo ha analizzato e confutato lo stereotipo numero 4. Con tutta la disoccupazione, soprattutto giovanile, che c'è in Italia e nei paesi europei mediterranei, non è possibile accettare l'immigrazione che toglie il lavoro a noi italiani. Per smentire questo stereotipo bisogna anche dire che comunque gli immigrati accettano lavori che molto spesso i giovani italiani considerano degradanti e quindi non accettano. Vi abbiamo notato che non tutti i profughi che arrivano rimangono in Italia, ma è per loro un paese di passaggio. L'immagine che abbiamo scelto vede un mare dalla quale spuntano umani di colori diversi. L'abbiamo scelta perché questo dimostra la difficoltà dei profughi di raggiungere l'altra riva. Loro scappano da paesi che vedono guerre, condizioni di vita tremende. Comunque questa immagine vuol dire, secondo me, che comunque tutti si possono trovare in questa situazione, perché se pensiamo a quando gli italiani sono emigrati in America. Vero, però anche loro ci consideravano, ci consideravano come delle bestie appena arrivavamo lì. In conclusione abbiamo scritto questo testo. Per smentire questo, vogliamo affermare che comunque i giovani italiani hanno problemi di lavoro, come i giovani immigrati che arrivano ogni giorno, e spesso questi accettano posti di lavoro che i cittadini italiani si rifiutano di svolgere. Inoltre, non tutti i profughi rimangono in Italia, ma questo paese è per loro di passaggio. Infatti, alcuni hanno altri meti in Europa. Pensiamo che molti di loro siano pronti a fare fatica, mentre i nostri cittadini italiani si rifiutano di fare lavori che non gli piacciono e li considerano degradanti. Abbiamo scelto il stereotipo numero 1, che parla delle migrazioni come fenomeno anomalo, e secondo questo stereotipo la regola dovrebbe essere che ognuno stia a casa propria. Che innanzitutto le migrazioni non siano un fenomeno anomalo, visto che fin dalle origini l'uomo ha saputo migrare, migliorare le sue condizioni di vita. Mi piace l'immagine che abbiamo scelto, secondo me, inerente a questo stereotipo? Secondo me sì, perché rappresenta la situazione che c'è oggi e parla anche, cioè guardandola parla anche di come, in che condizioni sono queste persone qui. Deve scappare dal proprio paese per i loro motivi. Secondo me non possiamo vietare a delle persone di cambiare il posto in cui loro vivono. Abbiamo aggiunto che se l'immigrazione calasse anche la forza lavoro dell'Italia diminuirebbe. Perché... Sì, anche perché noi siamo per la maggior parte persone che pensano che senza una laurea non si può fare niente, e noi laureati, noi le persone laureate non vogliono, diciamo, abbassarsi a livello di fare lavori come badanti. Ora, abbiamo scritto che tra ieri e oggi i casi del calo della popolazione sono differenti. Nel passato una delle principali cause era le epidemie e carestie, come la peste del 300. Al giorno d'oggi la popolazione italiana diminuisce, ma ovviamente non per gli stessi problemi del passato, ma per la crescita zero.
Quanto riguarda l'immigrazione, essa è un bene per il nostro paese, non ha nulla a che vedere con l'ambiente, anzi le persone immigrate da altri paesi cercano di migliorare il proprio tenore di vita e accettano lavori che nessuno vuol fare, come per esempio l'agricoltura. L'aumento della popolazione determina l'urbanizzazione dell'ambiente, ma questo non ha per niente a che fare con il fenomeno dell'immigrazione. Infatti non sono gli immigrati che penalizzano l'ambiente, ma noi, i padroni di casa. Come immagine noi abbiamo scelto un pensiero di Einstein che dice che è veramente deprimente vivere in un tempo dove è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio, perché noi italiani molte volte non andiamo in fondo alle cose ma ci fermiamo solamente all'apparenza senza conoscere il vero senso delle cose e veramente le persone, facendoci degli inutili pregiudizi. I migrati arrivano a causa della povertà e del sottosviluppo dei loro paesi, il rimedio è di favorire lo sviluppo interno dei paesi del sud, cioè aiutarli a non avere bisogno di emigrazione. Quindi se diamo aiuti economici la popolazione comunque potrebbe vivere meglio che prima e quindi il tasso di immigrazione potrebbe diminuire. Ognuno... No, ma non tanto che venga distribuita, che venga ben utilizzata, perché se uno, che ne so, da... un tot e questo tot il 30% va a finire in speculazione non mi va bene. Invece potrebbe aiutare in certo modo per evitare immigrazione, però dall'altra parte un modo migliore per scambio delle culture. Beh sì, però bisognerebbe migliorare anche le loro condizioni economiche donandogli nuove risorse che poi dovrebbero tornare. Comunque anche pensare che le persone si spostano per un bisogno comunque personale, quindi diciamo per lavoro, perché magari nel loro luogo c'è una situazione di vita sgradevole. Quindi noi dobbiamo comunque cercare di capire queste loro situazioni, perché se fossimo al loro posto faremmo comunque sia più o meno la stessa cosa. Beh sì, comunque effettivamente bisognerebbe risolvere anche i conflitti politici, secondo me. Ci sono molte risorse petrolifere, però le persone che ne beneficiano sono davvero poche, cioè... Il PIL magari è altissimo, però l'ISU è bassissimo. Facciamo un esempio, l'Africa ha persone ricchissime che non hanno nell'oro e persone che non possono avere un pezzo di pane per un giorno. Cioè ci sono grandi differenze comunque. E diciamo che aiutare un paese in via di sviluppo significherebbe comunque diminuire l'immigrazione. Non dico che l'immigrazione non possa essere una risorsa, ma dico che in questi nei casi come sta succedendo adesso è soltanto un peso. Il rimedio, come dice appunto il nostro stereotipo, è di favorire lo sviluppo interno dei paesi del sud. In Italia si fanno pochi figli, mentre gli immigrati vengono da paesi dove ne fanno tanti, come Africa. Perciò ci sommergeranno. L'Italia perderà la sua identità e in poche generazioni saremo tutti neri. Abbiamo scelto questa immagine proprio perché... A noi il fatto che gli immigrati vengano nel nostro paese non dà per niente fastidio, ma anzi sono comunque parte del nostro paese, anche se in molti non la pensano così. Basta comunque che diano qualcosa per noi, diciamo. Sì, anche se gli immigrati stanno qua non dovrebbe essere un problema, perché ci sarebbe più comunicazione tra culture. Però la maggior parte degli italiani dà fastidio perché pensano che gli immigrati non servano, occupino solo spazio. E è un po' la società del benessere che ha influenzato questo. La professoressa Bianchi ha coordinato il lavoro per la zona di Alessandria. Quello che io ora vi presento e che vado anche a leggere, perché in parte sono dei dati specifici che ho tratto dalle schede di rilevazione dei docenti, è appunto un documento di sintesi che ho composto utilizzando le stesse voci che i colleghi avevano utilizzato nella scheda di rilevazione, che è stata peraltro predisposta in sede di riunione ordinaria qui presso l'ISRAEL, in particolare proprio dalla professoressa Antonella Ferraris, con interventi anche del professor Ratelli. Ho creato questo documento di sintesi che si compone anche di una cosa che ho chiamato cronoprogramma, per cercare di dare un nome insomma un po' corretto, e che ho indicato come allegato 1, ovvero un elenco proprio delle fasi del nostro lavoro con relativi tempi.
a partire dal mese di dicembre, quando abbiamo avuto l'incontro col professor Brusa, ad arrivare al 19 di marzo, data della seduta in cui abbiamo fatto un po' reso conto di tutto il nostro lavoro. Ho chiamato allegato 2 la descrizione del percorso di lavoro fatto con gli studenti, in particolare mi riferivo alla mia esperienza presso il NER di Terni, ma poi ho visto dalle schede di rilevazione e dalla nostra discussione del 19 che più o meno tutti abbiamo proceduto alla stessa maniera, ovvero abbiamo innanzitutto illustrato il progetto Crescere Cittadini, abbiamo utilizzato una prima versione, la versione iniziale dei documenti e in alcuni casi, parlo per me ma ho visto anche che lo hanno fatto altri colleghi, li abbiamo dati agli studenti per una prima lettura, chiamiamola domestica del tutto. In un secondo momento è stata fornita una versione semplificata, vuol dire che è stata fatta una versione semplificata dei medesimi documenti per la scuola media e per il professionale e realizzata anche in questo caso per esempio per i professionali dalla professoressa Ferraris. Si è fatta una discussione sui 5 stereotipi proposti utilizzando il brainstorming nella più parte dei casi e si è cercato con gli studenti di nucleare i concetti chiave fornendo loro quando era necessario delle indicazioni magari per lo più di natura lessicale, qualche volta anche concettuale per la verità. Sono stati formati dei gruppi di lavoro, si è lasciata agli studenti la libera scelta dello stereotipo da trattare e da parte di ogni gruppo nello spazio di 2 o 3 ore, dipende dai casi, ciascuno di noi insomma, ha adattato la tempistica anche alla realtà della classe, è stato elaborato il testo che avrete visto anche caricato in Google Drive, quindi che possiamo tutti condividere. Articolo l'abbiamo chiamato, io parlo in particolare per me, nelle mie classi quarta e quinta era stato fatto qualche mese fa una sorta di mini corso, chiamiamolo così, un piccolo laboratorio linguistico proprio per prepararli alla stesura poi della prima prova all'esame di Stato, di conseguenza erano stati un po' martellati sul concetto di articolo di giornale, su come si doveva strutturare un titolo, un sommario, per cui hanno lavorato proprio in questa direzione, con la scelta anche di un'immagine adeguata. E poi al termine del lavoro questi articoli sono stati raccolti, predisposti appunto per questo resoconto, letti da parte di qualcuno di noi, da quel che ho visto anche in classe, per una valutazione anche all'interno stesso della classe da parte dei compagni. E in qualche caso qualche docente ha proceduto anche ad una valutazione scolastica, diciamo, cioè sono stati valutati come elaborati ai fini di una valutazione quadrimestrale. Questo per illustrare velocissimamente il percorso di lavoro che mi pare abbastanza condiviso da quel che ho letto nelle schede di rilevazione dei dati. Abbiamo poi fatto delle osservazioni a proposito della metodologia proposta. La metodologia è quella che poi sommariamente io ho descritto in quello che ho chiamato allegato 2 e percorso di lavoro, come dicevo prima, non lo sto a ripetere, prima stimolare la classe attraverso il brainstorming, stare il progetto, eccetera. Vado avanti un po' spiegando. È risultato che nella scuola media in qualche caso i ragazzi non conoscevano affatto il significato del termine stereotipo. Nella superiore attribuivano lo stereotipo una valenza negativa. Poi è chiaro che nell'operazione di brainstorming, di discussione iniziale, sono emersi anche dei luoghi comuni molto vicini agli stereotipi poi presentati nel nostro percorso didattico. Classici, gli immigrati tolgono il lavoro agli italiani, gli immigrati portano la delinquenza, gli immigrati favoriscono la crisi, magari da ultimo gli immigrati sono anche terroristi. Dopo l'assegnazione del dossier, la lettura e la spiegazione delle consegne, in qualche caso, come ho già rilevato prima, si è reso necessario l'intervento dell'insegnante per dare delle indicazioni in parte di natura concettuale, in parte lessicale, e questo è avvenuto sia nella media che nelle superiori e sia per gli alunni stranieri che anche per gli italiani ovviamente. Un'osservazione del settore geometri, classi terza e quarta, è stato rilevato che il lavoro è stato percepito, leggo puntualmente, è stato percepito come un percorso obbligato per arrivare a una conclusione predefinita e come tale da qualche studente contestato, sostenendo che più che di lavoro autonomo si trattava di riassumere e riscrivere i testi forniti. Alcuni articoli quindi, rilevano le insegnanti di queste classi, non hanno tenuto conto dei testi assegnati, non hanno tenuto conto dell'intervento dell'insegnante. Fanno alcuni esempi, per esempio a proposito dello stereotipo numero 4 che riguardava il lavoro,
un elaborato, scrivono testualmente: molti immigrati vengono in Italia per delinquere, punto. L'insegnante ha rilevato la difficoltà ad affrontare e a demolire alcuni stereotipi, anche magari sostenendo che la realtà del lavoro, come era percepita da quei ragazzi d'età 17-18 anni, appariva diversa da quella come ipotizzata nel documento. Nel settore odonto, io non ho rilevato questa metodologia direi che ha destato un generale interesse, è stata considerata più stimolante, più stimolante rispetto alla lezione frontale, basata sulla condivisione, i ragazzi erano soprattutto interessati a questo modo di muoversi, la condivisione delle conoscenze, delle osservazioni, dei ragionamenti, sono ragazzi che non sono abituati, devo dire, al lavoro di squadra. E come ho detto prima, è stata giudicata proprio positiva per imparare a lavorare sui testi, a estrapolare informazioni utili per poi costruire una tesi. Torno a ripetere, discorso in quinta, ma anche nella direzione ovvio dell'esame di Stato che avranno tra pochi mesi. È stato rilevato anche in questo caso che lo studio era piuttosto complesso, quindi non era semplice da gestire, e quindi insomma sono partiti con una certa difficoltà, però hanno saputo creare il loro pezzo, come lo chiamiamo solitamente, dotandolo di un titolo, di un sommario, ed è stata un po' stimolante anche la ricerca di un'immagine che fosse magari non la solita che si trova in internet alla voce immigrazione, ma costruita quasi, cercata ad hoc in riferimento al loro pezzo, non al tema generale dello stereotipo. E nella classe del linguistico è stato rilevato dalla docente che in una situazione non sperimentale e con classi medie a livello, immagino tu intendessi, di preparazione, di competenze, le 2 ore di tempo per l'elaborazione dell'articolo risultano insufficienti. Comunque un lavoro genericamente bene accolto nelle classi. E un'ultima osservazione che faccio un pochino di corsa, ci sono ancora alcune cosette ma poi forse diventano anche un po' ripetitive, è l'attenzione che abbiamo posto al tipo di partecipazione da parte degli alunni stranieri, che è stata più coinvolgente nella scuola media, in alcuni casi più di quella degli italiani, rileva la collega della scuola media Bocchieri, ragazzi che hanno lamentato durante la discussione i pregiudizi di cui sono spesso vittime. Tu dici molto bene il dover essere bravo più volte rispetto a un italiano. Nelle classi della scuola superiore non tutti hanno preso parte alla discussione, quelli che lo hanno fatto si sono limitati genericamente, rileva per esempio il collega dell'Indiara, a sottolineare le esigenze lavorative che sono alla base delle migrazioni. Alcuni sono stati più disponibili al dialogo, però in generale c'è stato un atteggiamento piuttosto, nella superiore, un atteggiamento piuttosto chiuso, elusivo, anche quando erano incoraggiati ad esprimersi. Una cosa interessante è il brainstorming all'inizio fatto in una classe in cui si è cercato di fare, senza parlare minimamente né dei documenti né di niente, far emergere cosa pensano i ragazzi, cosa sentono dire, che cosa pensano, no? L'insegnante ha detto questo, il professore Marco, cioè, che cosa sentite dire in casa o quando andate in giro di queste cose, sono venute fuori, ve le leggo perché è interessante, sono esattamente gli stereotipi che noi abbiamo, e cioè le migrazioni sono un fenomeno negativo per delinquenza e per il lavoro. Altra cosa, alla base delle migrazioni c'è la disperazione delle persone, tuttavia ci sono dei problemi per accoglierli. Sono giustificabili ma creano problemi. Bisognerebbe porre fine alle guerre nei loro paesi. Creano problemi per il lavoro a noi italiani. Dovrebbero starsi al loro posto perché qui non c'è lavoro. Alcuni immigrati sono delinquenti e creano problemi. Non sono ragionamenti tutti negativi questi, anche come potete notare, cioè di aggressività contro. Sono anche la manifestazione di un timore, di una cosa. Ma questo è ciò che i nostri ragazzi sentono. Alcune di queste classi sono di paesi, altre di città, come Casale, eccetera, è quello che circola nelle famiglie. Detto questo, un po' tutti gli insegnanti sono passati a proporre questi documenti, colpa mia, nella forma non semplificata, però io ho visto che la forma semplificata. Mi spiace che non ci sia Brusa, perché lui ieri proprio su questa, scusate, non è per interrompere, proprio sul discorso diceva che anche i testi che abbiamo adeguato non erano sufficientemente adeguati, e lui poi avrà modo di... Sì, io li ho letti superficialmente, ma mi sembra, perché la difficoltà di questi testi non è tanto nella terminologia, con una maggiore... Certamente quando spiegano questi grandi autori usano i linguaggi degli accademici, insomma, della ricerca,
questa mediazione sono state sempre. La difficoltà nei concetti, insomma, alle medie, insomma, non c'è niente da fare, alle medie gran parte dell'insegnamento è ancora fatto in modo didascalico, cioè questa è la zuppa, ascolta, senti e prenditela. Questo invece è chiaramente sia il metodo che i contenuti sono porre in discussione, chiedere alle cellule grigie di lavorare e di farlo. L'elemento positivo è che in tutti i posti in cui questo è stato presentato è stato fatto con dei risultati estremamente diversi, e la diversità di questi secondo me sta ab sit iniuria verbis alla qualità dell'insegnamento, dell'insegnante, si vede benissimo, insomma. Ci sono dei risultati in cui è venuto fuori che il lavoro dei ragazzi è un appiccicume tipo taglia e incolla, come in certe tesine della maturità che tutti noi abbiamo visto, cioè in cui si cita ad esempio il sito dell'Ampi e subito dopo una frase presa dal sito dei Reduci della Repubblica Sociale Italiana, senza che chi l'ha messo si renda conto che le sue cose sono così. Quindi lo stereotipo e la contestazione dello stereotipo messo uno dietro l'altro senza. Mentre ce ne sono altri, e qui è chiaro che il pregio di questo sta nella mediazione didattica che l'insegnante ha fatto, in cui si. Perlomeno ci sono questi elementi che per delle seconde medie secondo me sono significativi, cioè c'è la comprensione dello stereotipo, la discussione e l'enucleazione del dissenso rispetto allo stereotipo sulla base di quegli argomenti che sono quelli prodotti nei documenti, insomma, ma molto semplificati e messi da parte loro, eccetera. Allora, per cui, a mio giudizio, anche secondo il giudizio di questi insegnanti, alcuni dei documenti dei quali sono stati messi altri no, eccetera, è che comunque è, anche se non è rispettato le due ore canoniche, ma si è abbastanza sforato, io penso che non si può non sforare, insomma, su un argomento così, insomma, è stato un momento particolarmente utile nelle classi perché ha rotto il tran tran dell'insegnamento didascalico, i presenti non lo faranno mai, ma nella scuola italiana state tranquilli che è la stragrande maggioranza, l'insegnamento didascalico in cui si entra e si ripete quello che c'è, qui invece no, si è chiesto di intervenire, si è guidato, si è fatto sviluppare un ragionamento e l'acquisizione di alcuni contenuti. Questo quindi è una cosa assolutamente positiva da tutte le parti. Per il futuro, io credo che sia il metodo, limando le difficoltà di certe cose, certo, torno, è cominciato dall'argomento più che ci tocca proprio più da vicino, insomma, è di una grande complessità. Abbiamo scelto noi, va bene, benissimo, funziona. Cioè. Mi permetterei di lanciare proprio un'idea che non c'entra specificamente con questo corso, ma che può avere dei collegamenti sul fatto che noi siamo Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini stranieri. Questa è una delle tante azioni, ma anche all'interno di un'azione simile ci sono nelle nostre città le scuole di istruzione per gli adulti che, a causa del meccanismo con cui sono state concepite, non perché lo vogliono essere, sono però essenzialmente delle scuole per stranieri. Ad Alessandria il CPA è formato al 99% da stranieri, a Casale solo il 70% perché ci sono le scuole ancora superiori. Qui dentro ci sono quegli uomini e quelle donne, gran parte immigranti anche con il mare nostro e altre cose, che queste esperienze della fuga della loro realtà, delle cose, le vivono concretamente sulla pelle. Io mi sto domandando se non dovremmo ragionare tutti insieme, chiudo perché voi, su gettare un ponte e usare noi loro e loro noi per ragionare in modo approfondito e non solo sulla base di testi di studiosi validi che si vuole, ma proprio sulla base concreta della loro. Cito una piccolissima esperienza che si sta facendo, alcune studentesse del liceo di Casale Monferrato stanno raccogliendo testimonianze, che non è assolutamente facile, perché raccogliere testimonianze di un giovane migrante di 22, 23, 24 anni che le ha viste tutte nella sua vita, occorre per certi aspetti come raccogliere le testimonianze dei reduci del lager, bisogna andare con estremi. Io ho letto il testo prodotto da una di queste ragazze, ma è meraviglioso, cioè, ma è una cosa che anche letta, a parte questa ragazza è bravissima letteralmente, ma è una cosa che fa e dà una sterzata a noi di entusiasmo per continuare, per trovare una cosa. Io credo che siccome ad Alessandria Casale, a Tortona, a Novo, ad Acqua e Ovada, tanto per capire tutte, ci sono questi centri di istruzione per gli adulti, dovremmo, come ISRA, come fondo, come didattica, eccetera, il prossimo anno ragionare nei termini di creare un aggancio, anche perché dico questo che non è un pericolo, e di nuovo non voglio lanciare le robe, però insomma
Dove c'è convivenza? Ad Alessandria c'è convivenza nello stesso edificio, a Casale c'è convivenza nello stesso edificio. Sostanzialmente convivenza tra queste persone e gli studenti e le studentesse di 15 anni, 16 anni, 18 anni, eccetera, nello stesso edificio, in piani diversi, eccetera. Il clima generalmente è molto buono, ma non dobbiamo pensare che non ci siano pregiudizi, guardarsi in un certo modo, tenuto calmo spesso anche semplicemente dalla cortesia, dalla correttezza, cioè siamo delle città civili, per carità, insomma, eccetera. Però non c'è la comprensione fino in fondo, e quindi bisognerebbe riuscire, anche magari mediante dei meccanismi simili, a sfondare la barriera del non conoscersi, non dico dell'incomprensione, perché non è neanche, ma del non conoscersi. E niente come queste cose, secondo me, potrebbero. Bene, erano dei racconti che ci lasciavano poi silenziosi, nel senso che non riuscivamo a parlare nel gruppo commissione. Effettivamente raccogliere le loro esperienze sarebbe un lavoro. Noi che abbiamo biblioteca migrante, che abbiamo questa attenzione a crescere cittadini, a crescere appunto cittadini italiani, cittadini che arrivano da lontano, potrebbe essere davvero una prosecuzione, così come sapete che siete obbligati a fare, guardo Sabrina che scrive, per il prossimo anno potrebbe essere davvero un inizio. Però non sottraggo tempo e adesso in ordine alfabetico dovrebbe essere, infatti lo è, Sabrina Caneva, che è la collega che ha coordinato la zona di Ovada e la zona di Novi. Intanto buongiorno a tutti e benvenuti. Io apro subito dicendo che il video che abbiamo visto appunto in apertura è stato realizzato proprio dalla classe terza E della scuola secondaria di primo grado Sandro Pertini di Ovada, e in particolare è stato realizzato dalla professoressa Patrizia Priano, che è qui presente e che ringraziamo per il lavoro svolto. Allora, a Ovada abbiamo lavorato sulla scuola media, che facciamo prima con questa dicitura, e su tutte le terze dell'istituto Pertini, quindi 5 classi terze. E abbiamo lavorato quindi con un totale di 103 alunni, di cui 17 di origine straniera, quindi un 16,5%, ho fatto la percentuale così ci è più chiaro, e abbiamo coinvolto 7 docenti. Abbiamo lavorato poi con l'Istituto Superiore Carlo Barletti di Ovada, che è il nostro istituto superiore, che quindi racchiude il liceo scientifico, il liceo delle scienze applicate, l'istituto tecnico e la vecchia ragioneria, quindi finanza marketing, e qui abbiamo lavorato con 2 classi quarte, una classe terza, un'altra classe quarta, un'altra classe quarta, per un totale di 5 classi, con 90 ragazzi coinvolti, di cui di origine straniera 11, quindi un 12,2%, anche qui sono un pochino di più quelli alla scuola media, un pochino più numerosi. E abbiamo qui, sono qui presenti comunque colleghe che hanno lavorato con noi, quindi io cercherò di essere breve, poi semmai nello spazio di discussione magari possiamo, loro stesse possono far rilevare quello che è emerso. Abbiamo lavorato su Novi invece, in particolare con l'Istituto Superiore Ciampini Boccardo. Abbiamo lavorato su 4 classi, 2 terze e 2 quarte, una terza servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, una terza elettronica e elettrotecnica, una quarta chimica, materiali e biotecnologie e una quarta amministrazione, finanze e marketing. Per un totale di 86 alunni, di cui di origine straniera solo 5, quindi un 5,8%, quindi qui c'è una percentuale leggermente più bassa. Allora, no, non ripeto tutta la parte sulla metodologia che ha già esposto benissimo la collega precedentemente, abbiamo comunque utilizzato tutti la stessa metodologia. Distinguo un attimo le osservazioni tra la scuola secondaria di primo grado e poi l'istituto superiore, perché sono emerse alcune osservazioni distinte, e poi invece vi dico quali sono state le osservazioni comuni da parte di tutti. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, come avete visto molto bene dal video, i ragazzi hanno partecipato attivamente, hanno collaborato. Devo dire che c'è stato un bel clima di collaborazione e di discussione. Anche i ragazzi di origine straniera, dopo un lieve imbarazzo iniziale, devo dire la verità, nell'affrontare quell'argomento che in qualche modo li vedeva direttamente coinvolti e li imbarazzava nei confronti dei compagni, si sono poi, tra virgolette, sciolti, no? E hanno partecipato attivamente, come si vedeva poi anche dal video, hanno partecipato attivamente a tutto il percorso. Hanno faticato un pochino ad individuare non tanto i testi in sé, ma quanto alcuni concetti, come dicevamo precedentemente, in particolare il concetto di fitness adattamento, che per loro era un pochino più complesso. Si sono rivelati comunque tutti interessati e hanno vissuto l'esperienza
con interesse e hanno anche apprezzato, devo dire, i ragazzi delle medie poi su questo si entusiasmano, l'idea che loro stavano partecipando a una sperimentazione. Ci è piaciuto molto ai ragazzi, è piaciuta l'idea di partecipare ad una sperimentazione didattica e quindi questo li ha invogliati ancora di più a lavorare. Hanno faticato nella produzione del testo i ragazzi della scuola media per il fatto che sono poco abituati a quel genere di testo. Non sono poco abituati i nostri in particolare a questo tipo di metodologia perché, come facevano appunto notare i colleghi, è una metodologia che utilizziamo già, non proprio, non quella dello studio di caso, però la metodologia laboratoriale viene utilizzata da molti docenti della nostra scuola e quindi in qualche modo i ragazzi già erano abituati alla testa. E ovviamente sul metodo una docente mi faceva notare, ed è qui presente, il fatto che soprattutto nella prima parte, quando si trattava di fare il lavoro individuale, quindi andare a sottolineare e mettere i numerini, la parte della sottolineatura magari era un pochino complicata, forse è meglio su quell'aspetto da un punto di vista metodologico vedere magari non so, una tabella, un altro metodo, ecco, questo è quello che mi è stato fatto rilevare ed è vero. Molti alunni hanno rilevato ovviamente di possedere già questi stereotipi, quasi tutti, in particolare quello più che non era espresso chiaramente, che è emerso, è quello della criminalità, che poi ho visto essere sì, del fatto che non era espresso appunto e loro lo hanno invece voluto esprimere come uno stereotipo che effettivamente hanno faticato molto, soprattutto con lo stereotipo numero 2. Perché lo stereotipo numero 2, che poi è quello che riguarda il fatto del aiutiamoli a casa loro, tra virgolette, come diceva qualcuno, è uno stereotipo ben radicato, cioè su quello hanno fatto fatica, esatto, a considerarlo. Direi che per quanto riguarda la scuola secondaria invece, in particolare su Ovada, devo dire che è emersa questa difficoltà nel lavorare con una didattica laboratoriale per il fatto che negli ultimi anni con tutte queste belle riforme le ore di storia sono addirittura diminuite nella nostra scuola superiore, quindi giustamente i colleghi ci facevano notare come invece è emerso in modo molto chiaro quanto questa metodologia, in particolare la metodologia dello studio di caso, sia una metodologia che è veramente assolutamente interdisciplinare e quindi non riguarda soltanto la storia ma riguarda un po' tutte le discipline, no? E quindi sarebbe davvero una metodologia da utilizzare, da inserire all'interno del curriculum e in un'ottica proprio anche di apertura anche a quelle che sono le altre materie, non semplicemente la storia. Quindi sarebbe bello poter lavorare in questo modo, però si è fatto rilevare il fatto che comunque la storia ha uno spazio sempre più ristretto e molto spesso, soprattutto nella scuola superiore, ci sono dei programmi, come dicevamo già anche nel primo incontro con il professor Busa, più vincolanti e più distinti anche per ciascuna materia e quindi diventa più complicato. Noi alla scuola media abbiamo avuto il percorso facilitato perché solitamente gli insegnanti di lettere, gli insegnanti di storia, anche gli insegnanti di geografia, gli insegnanti di cittadinanza e anche gli insegnanti di lettere, quindi siamo riusciti a lavorare in un clima di totale interdisciplinarità. I testi sono stati trovati, sì, li hanno trovati un pochino complessi e forse un pochino lunghi più che altro. Si diceva se i tempi erano questi, forse i testi avrebbero potuto essere un pochino più brevi. Alcuni ragazzi hanno appunto quindi chiesto spiegazioni, eccetera. Anche sulla scuola superiore, in particolare questo è emerso a Novi, alcuni ragazzi hanno trovato il lavoro come un lavoro un po' tra virgolette calato dall'alto, come faceva rilevare la professoressa. Hanno dimostrato di avere anche qui ben radicati gli stereotipi, è emerso in particolare negli istituti professionali come tema dominante, come pensiero dominante e come stereotipo assolutamente difficilissimo da confutare quello sul lavoro. Cioè, il problema lavoro è in questo momento un problema fortemente sentito, in particolare negli istituti professionali, e fortemente sentito dai nostri ragazzi, dai nostri giovani. E quindi su questo hanno faticato. Poi ci saranno altre osservazioni che magari io non ho fatto, che poi i colleghi, secondo me, liberamente potranno esprimere. Per quanto riguarda le considerazioni comuni, il problema principale che abbiamo ritrovato in entrambi gli ordini di scuola è il problema tempo. Quasi tutti, già con me in origine, hanno contestato il discorso del tempo perché rimanere nelle 3 ore è stato particolarmente faticoso. Soprattutto ha richiesto tempo la lettura e la comprensione dei testi. E poi la discussione successiva. La metodologia è stata apprezzata da tutti, tutti hanno esposto un parere positivo dicendo che sviluppa anche la capacità critica e in particolare lavora davvero sulle competenze e lavoriamo davvero per competenze in quel clima, in quell'ottica di interdisciplinarità che già dicevo prima.
Poi si è pensato, ci sono state alcune proposte che secondo me sono interessanti e che espongo qua, esponiamo anche al professor Brusa e chiediamo un loro parere. L'idea era quella di provare a ipotizzare anche una sorta di studi di caso fatti in continuità didattica, in questo senso i ragazzi delle superiori costruiscono degli studi di caso loro e li propongono ai ragazzi della scuola media. Perché noi lavoriamo molto, soprattutto io Paolo Diovada in particolare, perché lavoro sulla continuità didattica, in questo senso poteva essere un'idea. L'altra, si è pensato appunto poi di inserire gli studi di caso in una didattica nel nostro curriculum su argomenti come per esempio il tema dei diritti, il tema dell'inurbamento, dell'industrializzazione, cioè comunque utile non come ovviamente metodologia assoluta, cioè non solo lo studio di caso, ma collegato e inserito nell'ambito di quella che è la programmazione curriculare. Beh certo, sarebbe bello, questo è stato esposto un po' da tanti colleghi, poter lavorare anche in compresenza, perché nel caso ad esempio della scuola media noi alcune colleghe sono riuscite a lavorare in compresenza su questa attività e quindi sono riuscite effettivamente a ottenere risultati maggiori e a lavorare anche e a far lavorare meglio i gruppi, ma questo insomma, sappiamo che ormai questi sono un po' sogni nella scuola del futuro. E si potrebbe ipotizzare anche, si è ipotizzata e spero che andrà in fase di realizzazione la costituzione di un vero e proprio laboratorio di sperimentazione di didattica della storia permanente, questo quantomeno per la zona di Ovada e che poi estenderemo anche ai colleghi e alla zona di Novi e a tutti gli altri colleghi. Questo è un po' quanto è emerso. Poi la classe terza E, come dicevo, oltre al lavoro indicato, ha anche prodotto questo video di cui abbiamo visto un estratto. Sì, buongiorno a tutti. Io comincio rapidamente con due grazie. Uno all'Istituto e al professor Brusa che ci hanno dato la possibilità di ragionare su questa vicenda. All'inizio c'erano sicuramente delle perplessità, delle preoccupazioni su come si sarebbe sviluppata tentativo, no? Che non era forse facilissimo, almeno non si prospettava facilissimo, ma che in realtà poi ha sortito un ottimo risultato. Secondo, grazie ai colleghi, molti dei quali sono qui presenti, perché si è riusciti effettivamente a creare, seppur con tempi molto limitati, un'ottima situazione di collaborazione sia da parte di quanti hanno aderito al progetto e poi l'hanno portato avanti, sia anche per lo scambio in fase di progettazione poi locale e anche di condivisione dei risultati, che credo sia stato uno degli aspetti di rilievo delle esperienze che abbiamo fatto adesso. Due note di carattere quantitativo. Hanno aderito inizialmente all'invito 11 docenti, di fatto poi hanno partecipato 10 e quindi abbiamo 10 classi coinvolte con un totale di 31 lavori, visto che si lavorava per gruppi prodotti. Alcuni di questi lavori sono cartacei, quasi tutti sono cartacei, alcuni sono stati elaborati poi in formato digitale e in un caso invece, il caso del liceo classico, c'è anche una presentazione a video che i ragazzi hanno curato per illustrare gli stereotipi e la loro discussione critica. Complessivamente hanno partecipato 193 studenti, di cui 108 femmine e 30 di origine straniera, quindi siamo intorno al 16% come percentuale dei ragazzi di origine straniera. La cosa abbastanza significativa, ancora dal punto di vista quantitativo, è che si è andati da una quinta elementare a due classi della scuola media, a due classi dei licei, una terza liceo scientifico, una terza liceo classico, e a quattro classi dell'istituto tecnico e a una classe del corso serale, quindi che comprende anche gli adulti, quindi diciamo una sventagliata, no, abbastanza diversificata di soggetti che hanno partecipato. Gli esiti. Allora, dal punto di vista della partecipazione e dell'interesse, sostanzialmente c'è un giudizio, anche noi abbiamo usato tutti la stessa scheda di valutazione, è un giudizio positivo, ampiamente positivo in alcuni casi, soddisfacente in altri.
anche se in alcuni casi si sono notati, diciamo, degli atteggiamenti difensivi, passata la curiosità iniziale per una modalità un po' diversa di rappresentazione didattica, qualcuno ha espresso le proprie perplessità sull'argomento e su quell'idea che già altri colleghi hanno detto prima, che gli stereotipi non fossero affatto fasulli, non fossero ben ben fondati e ben ben veri. Il coinvolgimento nel lavoro di gruppo è stato molto positivo, per alcuni è stata anche una novità, è stata segnalata come una novità didattica rispetto alla modalità prevalentemente frontale del lavoro in classe, e quindi questo è sicuramente un valore aggiunto dell'esperienza. La valutazione sulla comprensione del tema. Ecco, qui c'è l'eccezione da porre per la quinta elementare, che ha incontrato obiettive difficoltà nella comprensione, anche qui non tanto dei singoli termini aiutati dall'insegnante ovviamente, ma proprio dei concetti e del quadro storico, anche dell'idea stessa della linea del tempo, che con i nuovi programmi dell'elementare ovviamente si è un po' smarrita. A parte questo, tutto sommato, comprese le due esperienze della scuola media, la valutazione sulla comprensione del tema è stata soddisfacente o decisamente buona. Circa invece la valutazione sulle produzioni, qui la valutazione degli insegnanti è un pochino più critica, cioè si va da giudizi ampiamente positivi a giudizi incerti, nel senso che in parte per lo scarso tempo a disposizione, in parte per non aver potuto perfezionare il metodo o la stesura, diciamo che il prodotto finale non è sempre stato soddisfacente. Ancora, la discussione fatta nei gruppi è stata considerata decisamente positiva, in alcuni casi ha smosso qualche certezza rispetto alla convinzione degli stereotipi, che comunque si è considerata sostanzialmente diffusa tra i ragazzi e tra le famiglie di partenza, però si è davvero toccato con mano la durezza di questi stereotipi e il permanere di questi stereotipi, per cui, e poi ne riparliamo nella fase conclusiva, questi stereotipi sono stati contestati, ma molto perché questa era la consegna. Abbiamo rilevato come molto positiva dal punto di vista del metodo ma anche della relazione la discussione critica alla fine del lavoro, dopo la presentazione dei singoli lavori in classe, il fatto di poterne discutere insieme e di poter ragionare su come è andata l'esperienza e su quello che si sarebbe potuto o non potuto migliorare di questo. Riguardo al metodo, allora la valutazione dei testi, è già stato detto, quindi diciamo che a parte quelli legati proprio all'età e alla capacità di astrazione, tutto sommato la valutazione dei testi è stata considerata positiva per la comprensibilità e per la pertinenza. La critica che è stata fatta è il problema dell'unicità della fonte, quindi il fatto che tutti i testi provenivano dallo stesso autore, dallo stesso testo, sostanzialmente da testi dello stesso autore. Lo studio di caso è stato apprezzato da tutti i colleghi, è stato evidenziato il valore educativo del tema come, come dire, terreno di prova per verificare la presa dei valori costituzionali, e il valore educativo del metodo, in quanto ha spinto in qualche modo allo scambio, al confronto e ad una maggiore anche autonomia di lavoro, nel senso che i ragazzi dovevano in qualche modo autonomamente produrre, seppur seguiti, e anche al fatto che si può socializzare attraverso una discussione di un tema. E a questo punto arriviamo a due, diciamo, ordini di considerazione un po' più critiche sulla questione. Il primo riguarda il rapporto con gli studenti. In merito sono emersi da parte di diverse esperienze due problemi. Il primo, la questione del conformismo positivo, l'abbiamo chiamata così per semplicità. Sostanzialmente i ragazzi hanno intuito qual era la posizione dei docenti, era chiara la consegna, bisognava dimostrare falsificare lo stereotipo,
e quindi diciamo che i ragazzi si sono adattati e si tratterebbe allora qui di passare, di arrivare ad un approccio critico per effettivamente andare ad una interiorizzazione dei valori costituzionali e non ad un'accettazione per conformismo o per comodità. La seconda, il secondo aspetto di questo problema è la difficoltà a distinguere tra opinioni, stereotipi, che sono confermati spesso appunto dai genitori e dai media, e dati oggettivi. Cioè i ragazzi fanno molta fatica a distinguere questi tre livelli di testi. Da questo punto di vista veniva un suggerimento che vi leggo testualmente perché credo che sia significativo. No? Una collega scrive, nella sintesi che poi abbiamo raccolto, il concetto di stereotipo è stato a più riprese già in passato analizzato dai ragazzi nei loro percorsi scolastici e quindi c'è stata disponibilità a riprendere questo discorso. Esperienze educative e formative di ciascuno hanno evidenziato l'assimilazione di un rassicurante codice di valori ispirato a solidarietà e condivisione. Tutto ciò evidentemente conforta rispetto all'obiettivo finale, cioè alimentare i valori della cittadinanza, ma alimenta qualche sospetto. I ragazzi riescono davvero ad essere sinceri o sentono la necessità di conformarsi al gruppo e di contribuire positivamente all'attività loro assegnata, andando comunque incontro alle aspettative del docente? Insomma, quanto rischiano di essere stereotipati i contributi dei nostri studenti? Non si può correre il rischio che valori così fondanti per la convivenza civile possano essere coltivati solo in termini retorici? E come contrastare allora tale possibilità, evidentemente lesiva del senso critico che invece vogliamo stimolare, cioè ottenere l'effetto paradossalmente contrario, è proprio l'effetto paradosso se non ricordo male. E questa è una questione. La seconda e l'ultima è rispetto alla didattica. Allora, direi che la valutazione complessiva che emerge da tutti i colleghi, da tutti gli insegnanti che hanno partecipato, è stata una valutazione positiva di questa metodologia, ma si è posto il problema di come, uno, costruire situazioni didattiche continuative diverse da dalla lezione frontale. Due, il rapporto tra lo studio di caso e i quadri generali. E anche qui qualcuno dice, bello lo studio di caso, ma quanto lo possiamo inserire nella didattica che da noi privilegia lo sviluppo di tipo storiografico, cioè di tipo storicistico, di tipo sistemico, no? E quindi diventa poi difficile avanzare il tempo per, oppure trasformare tutta la didattica in studi di caso e poi il quadro lo perdiamo. E ulteriormente in forma critica qualcuno dei colleghi dice sì, ma siamo ben sicuri che noi che siamo così fondati, no, nel discorso forniamo tutti i quadri sicuri e precisi, poi i nostri ragazzi dopo 3 mesi hanno resettato tutto compreso la linea del tempo, quindi noi ci siamo tanto affannati a fornirli insieme e questi non si ricordano granché nulla. Ecco, l'ultima considerazione, sempre rispetto alla didattica, è che si sono intravisti possibili sviluppi di utilizzo del metodo su altri temi, ma anche possibili sviluppi della riflessione sul tema stesso. E qui vengo nella considerazione che faceva prima il professor Bonelli, che non sto a ripetere, ma dagli stessi ragazzi è venuta fuori la richiesta di incontrarsi con delle persone emigrate che hanno magari la loro storia da raccontare. E questo ci ha confortato come risultato. Grazie. Sui tre termini che del seminario di oggi, cioè didattica, storia e intercultura, io mi sono soffermato di più sui primi due, cioè didattica e storia, sugli aspetti del metodo, no? Quindi lo studio di caso come un format, un metodo per insegnare la storia. Ecco. Io ho trasportato in 5 slide le riflessioni che ho spedito a tutti i partecipanti e quindi cercando di mettere a fuoco la positività di questa esperienza e quelli che sono i problemi che abbiamo incontrato e come poter affrontarli e risolverli. Dunque, rispetto alle virtù. Le virtù del modello sono apparse chiaramente a tutti i colleghi che hanno lavorato con noi su questo,
su questo tema, la dimensione operativa attiva, che è un po' scalza la vecchia lezione fondamentale. La forma problematica soprattutto e non inerte delle conoscenze del caso proposto. Ecco, su questo io sono d'accordo con quello che ha detto prima, cioè effettivamente non so quanto, però effettivamente questo problema veniva posto un po' in forma un po' chiusa, con una tesi già scritta. Forse sarebbe stato meglio presentare una serie di concetti e poi chiedere agli studenti di individuare nei testi quali di questi concetti i testi suffragavano, quali no. Ecco, però diciamo che in ogni caso questo lavoro è un lavoro importante per l'aspetto problematicità. E poi la dimensione cooperativa, in molti casi abbiamo usato non sempre la dimensione cooperativa, quindi l'interazione tra pari, che è una cosa senz'altro importante. Quali sono i problemi? Ecco, le criticità. Uno, è stato rilevato molto spesso, cioè è stato rilevato un po' da tutti, i tempi, vuol dire lo studio, il laboratorio era un po' troppo ponderoso, cioè nel senso che anche la forma un po' zippata, un po' che abbiamo proposto, era difficile da gestire in poco tempo. Io penso che sia meglio proposte più agili, con un corredo di testi più limitato, e quindi un laboratorio da sviluppare in massimo 2 ore, anche perché c'è un problema effettivamente logistico, tecnico-logistico, cioè gestire uno studio di caso di questo tipo nella forma originaria, con i tempi, gli strumenti, l'organizzazione della scuola secondaria italiana è piuttosto complesso, cioè significa mettere insieme 3 ore di fila, e prima ancora delle 3 ore di fila bisogna fare brainstorming significa altro tempo, e poi finito il laboratorio mica non ne parli più, devi parlare ancora per avere un'idea di come è stato approcciato, per cui diventa un cumulo di ore sulle 5-6 ore. E quindi se si risparmia un po' sul laboratorio è bene, quindi questa è un'indicazione importante secondo me. Poi per quanto riguarda le forme, ecco, anche questo è un aspetto che mi sembra sia emerso, le attività sui testi dovrebbero essere ridotte al minimo e dovrebbe essere ben chiaro in che modo il tipo di attività si inquadrino nel problema di comprensione del significato unitario, cioè c'è il rischio di una che molto spesso gli studenti trovino un pochettino pedante, un po' stucchevole il lavoro di sottolineatura, di segnatura, eccetera, e rischia di diventare una specie un po' di ratio studiorum gesuitico, mentre invece la comprensione naturalmente è sempre globale di un testo, non è mai fatta singoli pezzi. Quindi mi rendo conto che comunque l'analisi è importante, però deve assolutamente essere molto molto ben chiaro dove si va a finire. La seconda cosa, uno strumento didattico, ecco, io volevo riflettere su questo. Ci sono 2 problemi grossi. Uno è, diciamo, di psicologia del lavoro, possiamo dire così, cioè l'approccio alla modalità laboratoriale. Alcuni, forse l'ultimo intervento di Vittorio appunto, o altri anche, sottolineavano, esponiamo un problema, ma possiamo fare laboratori, cioè strutturare la nostra didattica in maniera laboratoriale. Abbiamo, per chi da anni un pochettino lavora in questa direzione, qualche problema emerge, nel senso che c'è un problema di stanchezza, di un'inflazione anche. I laboratori sono stanchi. L'interazione tra pari può essere stimolante, ma è anche onerosa, è faticosa, stressante, non è facile. Gli studenti a volte protestano, vorrebbero tornare
o comunque intercalare ovviamente modalità attive con soluzioni più passive certo. più rassicuranti, lineari, riassuntive. Naturalmente un'esigenza, un'esigenza che comunque va colta nel suo valore. La seconda cosa più importante, però qui forse smangiato dalla... No, si vede? No, cioè l'ho perso. Ecco, forse no. Vabbè, lo statuto epistemologico tu dici caso. Qual è la sua coerenza con i contenuti e gli obiettivi generali di una programmazione scolastica, si intravede, penso, in fondo. Questo è il problema che è stato posto, tra l'altro, è stato posto da qualcuno, no? Cioè, e come possiamo mettere, come possiamo usare sistematicamente il laboratorio, ecco. Questo è un problema molto importante, infatti io vorrei concludere con qualche riflessione su questo. Il problema è questo, cioè il problema di una didattica rapsodica, cioè di una didattica fatta di momenti separati, specifici, coinvolgenti, stimolanti, problemi interessanti su cui i ragazzi possono imparare delle cose. Però il nostro canone forse scolastico europeo, italiano, continentale è quello di pensare comunque la storia in termini unitari, no? All'interno di principi unificati, come diceva prima giustamente tutto. Il problema è la frammentarizzazione della didattica, non è un bel termine frammentarizzazione, però dice abbastanza bene. Quindi il problema è tanti singoli casi problematici, secondo me è uno strumento che non va usato in maniera così, lo uso una volta perché il tema è dal punto di vista politico-culturale importante, no, secondo me è uno strumento, secondo tanti di noi, è uno strumento che va usato sistematicamente. Però il problema è qual è il legame organico con i principi metodologici e i concetti fondanti della scientificità. Vale per la storia ma vale per tutti gli altri scientifici, perché molti interventi hanno sottolineato questa cosa qui, cioè è la modalità che non vale soltanto per la storia, di cui abbiamo bisogno in Italia anche in altre discipline, assomiglia moltissimo alla progettazione per competenze di cui si parla tanto in Europa e in Italia. Quindi qual è la risposta? Ecco, la risposta è che necessariamente, a mio avviso, questi laboratori, questi studi devono essere incardinati nella struttura della materia e nel curriculum dell'anno scolastico. Cioè bisogna cercare effettivamente di trovare una continuità tra il momento laboratoriale, quel momento, quelle due ore, quelle tre ore e tutto quello che si è fatto prima e quello che si fa dopo. Cioè loro devono essere dei capitoli, questi sono dei capitoli fondamentali di un filo concettuale unitario. Io penso che possa essere una sfida, poi magari hanno valore in se stesso. E quindi vengo al dunque, qui naturalmente pesco a piene mani da quello che dice Antonio Brusa. Cioè, abbiamo un modello di narrazione, c'è un modello di narrazione, quindi un curriculum in cui possiamo mettere questi studi di casa, questi laboratori, facendoli funzionare virtuosamente. Ecco, il modello di narrazione è quello di dividere il programma in snodi periodizzati, uso un termine che naturalmente usa frequentemente Antonio Brusa, riferiti a delle variabili, a dei concetti organizzatori, che sono sempre quelli. Che tu faccia il neolitico, che tu faccia la rivoluzione terza o seconda cosa industriale, tu comunque in classe fai l'aspetto socio-economico, l'aspetto politico, l'aspetto culturale, la storia della mentalità, la vita materiale. Quindi questi sono canali che continuano ad andare avanti, quelli non cambiano mai, poi cambiano i scenari. Questa è la storia multidimensionale di cui si parla, che permette appunto di focalizzare l'attenzione su strutture mobili e sensibili. Mi ha colpito questo riferimento che ha fatto fra Antonio Brusa su cosa sono queste strutture mobili e sensibili. Allora significa che ci sono delle tematiche, dei principi, dei concetti organizzatori che sono appunto, vado a finire, ancora due minuti. Ci sono dei concetti organizzatori che valgono in un certo snodo periodizzante,
può essere naturalmente l'ancien regime prima della rivoluzione francese, ma vale proprio perché il problema, la questione è la stessa, vale anche in altri snodi teorizzanti. Il tema dell'immigrazione è una di queste, per cui è una di queste strutture mobili che possono essere attivate lungo tutto il curriculum, non dico di un anno scolastico, ma anche di 2-3 anni. E vado a concludere. In questo caso, infatti, io qui cito veramente a fine maggio, immigrazione non rapsodica, non c'è stato un accordo non rapsodico. Ecco, in questo caso, ecco perché, così facendo, il tema dell'immigrazione non è rapsodico, cioè non è una cosa, ma è soltanto uno dei momenti in cui viene tirato fuori durante un curriculum di storia, no? Quindi infatti c'è un passaggio dei documenti che ci sono stati proposti in cui non propongo una storia di migrazione, vogliono che la migrazione faccia parte di argomenti che già svolgiamo, come tantissime altre questioni, la lotta sociale, la questione della rivoluzione industriale, eccetera. Io penso quindi che, concludo quindi, penso che questa sia la direzione, ma richiede un grande sforzo dal basso, no? Cioè mediare, secondo me, tra l'approccio operativo puro anglosassone e la tradizione storicista nostra, mancano, qui viene svangiato, a me sembra che manca in Italia una riflessione su questo, delle linee guida per la didattica della storia, almeno a livello ministeriale. Dal basso si tratta di mediare, quindi di trovare questi incassi virtuosi tra i casi problematici e quei grandi concetti organizzatori che tu porti avanti dal primo anno della scuola primaria fino all'ultimo anno. Sono stato nel tempo. Grazie. Allora, ringrazio Dario Sies e con Dario Sies abbiamo concluso questo panorama, questa restituzione che, perlomeno spero anche lo sia stato per voi, a me è risultata davvero molto interessante. In realtà le cose da dire sono moltissime, perché come bisogna fare quando i lavori sono seri e merita un'analisi approfondita. Molte cose le avete già dette, per esempio alla fine è venuto bene fuori il tema di quale può essere il rapporto fra il micro, il laboratorio e il macro, il contesto che tu crei. Noi ce lo siamo già detti tante volte nei seminari. Tu non puoi avere un unico registro quando fai la programmazione, solo macro, devi avere macro e micro. Questo penso sia entrato nella testa di tutti. Il punto è scegliere il macro e il micro in modo tale che si sposino bene, funzionino bene. E su questo non ci sono ricette, bisogna farlo, bisogna produrlo pian piano, andare a trovare, perché è vero, sul principio generale lo posso scrivere, individuiamo quali sono gli snodi periodizzanti e sulla base di questi costruiamo anche dei percorsi misti fra narrazione e periodizzazione, però poi bisogna individuare questi nodi si devono trasformare in pagine scritte e questo ce l'abbiamo in parte, parzialmente non ce l'abbiamo, e quello che voi avete provato in realtà è sulla vostra pelle in questo seminario, in realtà è un dato della scuola nella quale stiamo, deriva dal fatto che chiunque oggi pensa di scrivere qualcosa che debba essere studiato nelle scuole medie, nelle scuole superiori, non tiene presente queste idee che qui dentro sembrano essere ormai pane quotidiano. Scrive tenendo presente un altro tipo di scuola e quindi un'altra pratica laboratoriale, cioè più che laboratoriale, un'altra pratica di comunicazione del sapere storico. E questo ci dice cosa vuol dire fare didattica oggi. Fare didattica oggi, io sono molto d'accordo con quella proposta di costruire un laboratorio in loco, un laboratorio permanente di didattica della storia, ma non perché ci tenga che bisogna lavorare insieme, queste cose della cooperazione educativa, insomma, che ci portiamo dagli anni 60,
Ma perché così è una necessità? L'assenza di un supporto di ricerca storica didattica alla scuola italiana, che è un dato che è tipico della nostra nazione, fa sì che chi vuole fare bene si debba rimboccare le maniche e lavorare non solo nel campo tradizionale della mediazione didattica, quello solito, tutti diciamo bisogna lavorare perché io devo fare la programmazione, mi devo inventare gli esercizi, eccetera. Qua devi lavorare al completo. Cioè, ce lo siamo già detti tante volte, qui dentro, in questo istituto, voi disponete dell'unica e ultima struttura nazionale che esiste a supporto dei docenti. Io sono docente universitario, lavoro con voi e voi siete i docenti della scuola che lavorate con me e andiamo avanti. Ci giriamo attorno, quanti ce ne stanno di altri? Non è che abbiamo tanta... cioè, non siamo in Spagna dove esistono 12 docenti ordinari di didattica della storia con tutte le università attrezzate con dipartimenti, 3 dipartimenti specializzati di didattica della storia, e quindi un rapporto con l'istituzione di tipo qualitativamente diverso. Qualitativamente diverso. Questa è la nostra realtà. Io penso, cioè il mio lavoro, il lavoro che facciamo insieme, è quello di guardare in faccia, in primo luogo, nella realtà. Guardare in faccia e dire, se vogliamo andare avanti, queste sono cioè, noi siamo quelli che stiamo andando avanti. Poi lo scriveremo questo, lo metteremo con i nostri mezzi di comunicazione in giro per quello che possiamo fare, però sono difficoltà obiettive che appartengono alla struttura e delle quali questo gruppo di lavoro comincia a rendersi conto, ma non soltanto si rende conto, ma individua delle pratiche che possono, ma anche delle strade di riflessione su cui andare avanti. Questo in generale. Poi dentro le cose che ho sentito da voi sono molto interessanti. Una mi ha colpito particolarmente è quella del rapporto, perché poi questa è anche voluta, no? Perché lo stereotipo? Perché mette in gioco un'altra delle cose strategiche, delicate, sensibili dell'insegnamento della storia. Qual è il rapporto che esiste tra le cose che noi diciamo e i comportamenti che bisogna prendere, i valori? Lo stereotipo, questo li mette, è il dubbio di molti che è venuto fuori, ma quando lavoriamo sugli stereotipi, poi li combattiamo effettivamente. Alcuni di voi hanno detto che è molto difficile demolire gli stereotipi, E qui però penso che siamo stati anche chiari nella proposta, che era anche percepita da molti ragazzi come proposta calata dall'alto. Qui non si trattava di andare a discutere gli stereotipi, sono stati già discussi, studiati, e si è visto come a livello di massa, quindi la sensazione di durezza che veniva fuori dai vostri lavori era proprio la vera scoperta, che non è possibile, se non fossero stereotipi duri, che 60 milioni di italiani sono del tutto convinti che gli emigrati tolgono il lavoro, gli emigranti tolgono il lavoro ai locali. No? Eppure i dati ti dicono non è così. Sono stereotipi che sono stati già demoliti dalla ricerca. È bello che questa demolizione non serve a niente, nel senso che la gente continua. È un po' come... non vorrei offendere nessuno, ma come sta avvenendo per la sindrome. Noi abbiamo l'intera ricerca storiografica, cattolici, pensare a Cardini che è ultracattolico, fino a Nicolotti che lavora all'università, che dicono no, questo è del 1260, 1300, lo conosciamo, lo straconosciamo. La ricerca scientifica ha dato con una corrispondenza che raramente si trova nelle ricerche quando ci mettiamo insieme fra storici le cose, però vai a dire 2 milioni di persone, 3 milioni di persone andranno tranquillamente a vedermi, cosa fai? Puoi fare tutte le lotte che vuoi sui templari che non sono stati sta roba qui che dico, ma quando dici templari sono due strade diverse. La scuola può da sola, la ricerca può da sola combattere questi stereotipi?
Non lo so, francamente non mi pongo il problema, nel senso che lo scopo che noi abbiamo è quello di aprire una finestra di pensiero. Lui alla fine poi magari continua a ritenere questo, però intanto l'abbiamo costretto a riflettere e lo mettiamo sulla scelta. Se vuoi tu puoi continuare a pensare come prima, ma tutti i dati scientifici ti dicono che non è così, sei totalmente fuori da un ragionamento scientifico. Tu pensi che le cose siano così? Benissimo, prendi il microscopio, vai in giro, vai a vedere e vedi che non è così. Poi tu sei libero di prendere tutte le tue decisioni. Penso che lo scopo della scuola sia questo, e quindi non tanto la ricerca di un consenso, di un conformismo positivo, che non ci interessa. Tanto è vero quello che avete detto voi, quando il ragazzo intuisce che il professore ha certe cose, poi oppure lo contesta per ragioni, ma non interessa questo. E avete ragione, era molto direttiva. Questo modello di lavoro molto direttiva, qui non sono in discussione, non era lo studio di caso per discutere le risultanze scientifiche, cosa che si poteva fare mettendo a confronto l'opinione di Bacci con un'altra opinione di un demografo. Non era questo l'obiettivo è, prendendo alcuni elementi che appartengono ormai al dominio comune, al linguaggio comune della demografia, andiamo a vedere cosa succede nel campo delle conoscenze diffuse. Vediamo che ci sono alcune cose enormemente diffuse, cioè alcuni misunderstanding, alcune fraintendimenti che sono addirittura l'opposto di quello che si pensa. E c'erano alcuni ragazzi, per esempio, quelli della scuola media, che lo citavano, uno di questi, in positivo. Il testo che presentavo era, dice, uno stereotipo è, non, se tu pensi che aiutare gli altri blocchi l'emigrazione, stai fuori dalla testa. Aiutare gli altri favorisce l'emigrazione, punto, perché mette in moto l'economia di partenza, e quando mette in moto l'economia di partenza, quelli che magari erano assuefatti, avevano una fitness della povertà, cominciano a muoversi. Però l'avete visto che è filmato iniziale, i ragazzini che dicono no, ma bisognerebbe aiutare questi ragazzi. Cioè questi sono conoscenze diffuse, mentre la scienza in questo caso si presenta come le risultanze della scienza sono del tutto controintuitive. Tutto controintuitive. Come qualche volta succede quando un bambino ha la febbre e che devi fare? Il medico ti dice di fare una cosa che è tutto il contrario di quello che tu hai pensato sempre bisognasse fare quando hai una certa malattia o una certa cosa. Queste sono... E il prendere atto di questa divaricazione, il prendere atto della difficoltà di accettazione, il vedere come, ne abbiamo discusso, questo dice questo, ma lui è ancora convinto, è giustamente convinto di queste cose, questo secondo me è la scoperta e dove questo laboratorio era aperto. Quindi su questo, la durezza del pregiudizio, la durezza dello stereotipo, secondo me questa è una bella scoperta di questo lavoro e veniva fuori da molte dei vostri lavori. Un'altra cosa che mi ha impressionato è questa, perché l'ho notato anch'io, molti di voi dicono che alla fine il lavoro che hanno fatto i ragazzi spesso è un lavoro di copia e incolla, di cucitura, non è molto originale. Però qui io rifletterei forse su un difetto di progettazione, magari anche mio, su cui potevamo riflettere insieme, ma è bene rifletterci. Se io do come consegna un compito che deve essere della lunghezza di 15 righe, no? E non si presta molto al discutere lo stereotipo, no? È un testo direttivo, quindi il ragazzo cosa farà? Prenderà delle frasi. Quindi nell'ipotesi di un testo breve, che potrebbe essere, io non direi costruisci un testo che dimostri, avrei piuttosto, immagina di essere un onorevole, un deputato, un giornalista che fa una dichiarazione, perché 15 righe è una dichiarazione, e dare la scaletta della dichiarazione. Come si fa una dichiarazione? La dichiarazione si fa con un'apertura che è una captatio benevolentiae.
no? Nell'apertura io devo citare qualcosa che tutti credono, tutti con cui io realizzo subito un discorso empatico. Individuare argomenti ficcanti, non tutti, ma fare la graduatoria degli argomenti che ho a disposizione per individuare quelli più ficcanti, e devo capire cosa vuol dire ficcante, cioè immediatamente comprensibili, che siano esprimibili con frasi molto brevi, che colpiscano l'attenzione degli altri, quanti quelli che stanno nelle 15 righe, e poi la chiusura in forma di slogan. Se voi prendete le dichiarazioni, quelle brave, non quelle di qualcuno che non nominiamo qui, ma insomma, quelli che le fanno bene, hanno questa struttura. Dare questa struttura poteva essere dare una struttura retorica che poteva risolvere queste. Altrimenti, se io volevo la discussione, la riproduzione della discussione, la problematicità, dovevo andare su altre ipotesi di prodotto finale, per esempio una finta discussione, adottare un po' le tecniche della storia controversiale, quindi argomento a favore, argomento contro, tu sostieni lo stereotipo, tu invece sostieni le cause avverse allo stereotipo, ditevi tutti gli argomenti e la classe decide e fa una sintesi di questo. Questo si può immaginare, 5 minuti. L'ultima osservazione di queste qui rapsodiche che faccio sulle cose che mi avete detto, sul testo iniziale, io vi ho, non so se è stato dato, vi ho dato una nuova versione di quel testo perché mi sono accorto che quando voi avete prodotto i vostri testi anche nella versione più facilitata, in realtà non erano versioni facilitate. Intanto perché la versione facilitata non è una versione più breve, non è detto che sia più breve. Adeguata. Quindi io l'ho fatta questa versione rispetto alle dichiarazioni che ho letto, perché erano dichiarazioni, alcuni stranamente poi, non soltanto gli elementari, ma in alcuni casi delle superiori, hanno detto il testo è molto difficile. Altri invece, anche delle medie, hanno detto il testo è facile, quindi siamo a metà strada. Vi ho offerto una versione in cui si mettono in atto alcune strategie di adattamento del testo a questo uditorio che non è che è fatto di gente che sa leggere, perché se ha letto questi testi anche con difficoltà vuol dire che sa leggere. Quindi per esempio l'operazione che ho fatto è spesso di fare frasi più brevi, di eliminare le specificazioni, a volte sembra, in realtà sono inutili, di sfrondare il testo rispetto all'obiettivo comunicativo del testo e di portare i documenti da 5 a 7 documenti, in modo tale anche da facilitare quell'idea che aveva detto CIES, di poter disporre di laboratori di studi di caso più brevi, e quindi su 7 ne scendi 2 e fai 3 e fai uno studio di caso un po' più breve. Ovviamente su questi andrebbe, perché avete ragione, ad alcuni appassa molto meccanica la didattica individuata, però si possono individuare altre strategie un po' più movimentate, divertenti di utilizzazione di questi documenti. Quindi io in una ipotesi di un lavoro che non finisce con quanto siamo stati bravi e mettiamo la fine che applichiamo, ma si inserisce in un vostro percorso poi di crescita, direi che una versione successiva di questo lavoro, che potrà essere fatto anche l'anno 21, perché no, potrebbe partire da osservazioni di questo genere e forse da questa versione dei documenti che vi ho preparato. Il nostro lavoro, e iniziamo a farlo con Carla Marcellini. Carla Marcellini lavora all'Istituto Regionale
della storia della resistenza di Ancona, e però da 3 anni ha questa, ridiamo perché sappiamo cosa vuol dire, ha questa carica importante nel consiglio di amministrazione dell'ISMI, e quindi fa parte del direttivo dell'ISMI, ed è nella commissione formazione nazionale. Ridiamo perché per la fatica che comporta ovviamente se si fa bene il proprio lavoro, e quindi è spesso in giro nei nostri istituti, ed è la prima volta che è qui con noi ad Alessandria, mentre c'è una lunga consuetudine di lavoro sulla didattica tra me e lei, perché siamo state per molti anni insieme, direi 10, nella commissione formazione nazionale. Dicevo prima che perché Carla Marcellini, perché non sapeva del nostro lavoro, sa che nessuno in Italia come istituto sta lavorando specificamente su questi temi, e perché lei naturalmente ha partecipato, anzi è stata una delle anime che hanno pensato, studiato la Summer School di Venezia, che era quella sugli studi di caso, e ha già partecipato a un corso di formazione proprio sugli studi di caso nella tua regione, se non sbaglio, dove sono emerse alcune, anche lì, alcune indicazioni che potrebbe essere utile avere come ritorno, e soprattutto quello che mi interessa, torno a dirti, è questo tuo sguardo altro rispetto al nostro essere qui insieme a fare questo lavoro. Grazie. Sì, io sono molto felice di essere qui perché mi interessava capire che cosa significa sperimentare uno studio di caso, perché noi abbiamo insieme ad Antonio elaborato questa metodologia didattica, e poi io per esempio nel mio territorio ho provato a distribuirlo ad alcuni insegnanti con cui lavoro, dicendo appunto provate a lavorarci eccetera, e ho notato una certa difficoltà nel lavorare con questo strumento didattico, quindi ero molto curiosa di sapere che cosa era venuta fuori da questa sperimentazione un po' più ampia, insomma, che voi avete fatto con questo progetto. Circa l'aspetto tematico, a livello nazionale nessuno sta lavorando su questi temi, ma anche dal punto di vista metodologico nessuno a livello nazionale, nella rete degli istituti, sta lavorando in maniera così ampia e sistematica sull'applicazione dello studio di caso. Quindi è una realtà molto particolare la vostra, e quindi anche molto interessante dal mio punto di vista, cioè da questo osservatorio un po' dal centro della rete. Oltretutto, le cose che voi avete detto sono andate a toccare alcune riflessioni che io sto facendo in questo periodo, anche in seguito a questo corso di cui ha parlato Luciana, a cui ha partecipato anche Antonio, cioè provare a lavorare con dei docenti sugli studi di caso. Il tema di quel corso era leggere il Novecento. E io ho fatto lavorare con me 2 colleghi della rete, una dell'Istituto di Verona e un collega dell'Istituto di Cuneo, che sono venuti nelle Marche per 3 giornate. Abbiamo provato a fare dei lavori di gruppo proprio sull'utilizzo di questa metodologia didattica. Ora, io naturalmente farò delle riflessioni, quindi mi scuserete fin da subito, io non ho una relazione preparata con un senso, cioè farò delle riflessioni con voi, quindi saranno un po' così, forse scollegate tra loro, quindi mi soffermerò su alcune cose, un po' come se a voce alta facessi delle osservazioni su quello che ho visto, sentito, e a partire dalla mia esperienza, dalle mie riflessioni fatte da settembre fino ad oggi. La prima cosa che mi viene da dire è che fin da subito, quando Antonio ci ha proposto questa metodologia didattica, a me è sembrata una metodologia molto molto interessante, perché racchiude secondo me le 3 operazioni centrali, quelle diciamo che sostanziano l'attività, il lavoro dell'insegnamento, cioè la progettazione, l'attività in classe e la valutazione. Cioè in queste 7-8 paginette ci sono tutte e 3 le attività centrali del nostro lavoro, soprattutto appunto del nostro lavoro di insegnanti di storia. Io credo che un grosso limite
dell'attività degli insegnanti di storia oggi sia quello di non mettere insieme la progettazione con la valutazione. Un grosso limite legato anche al fatto che sempre più spesso ci chiedono nella scuola una progettazione formalizzata e una valutazione formalizzata. Quando dico formalizzata voglio dire fatta di moduli, fatta di carte da riempire, mentre invece credo che sia molto importante tenere in, intrecciate questi due aspetti, intendendo per valutazione non ovviamente la valutazione sommativa, ma la valutazione qualitativa, cioè del tipo di lavoro, del tipo di obiettivo a cui io voglio arrivare lavorando in classe. Questa cosa, questo aspetto, secondo me è centrale anche rispetto ad alcune osservazioni che sono venute dalla vostra sperimentazione. Per esempio, mi ha colpito il fatto che tutti quanti avete detto che avete utilizzato la stessa metodologia. Ecco, mi ha colpito la rigidità nell'applicazione della metodologia. Non sto facendo un'accusa, perché cioè io lo sto sperimentando anch'io lo studio di caso, quindi anch'io mi sono messa in questa logica di dire questo è lo studio di caso, leggiamo il testo, prendiamo i documenti, lavoriamo in gruppo e mettiamo in relazione i documenti con il testo. Però lavorando... Una precisazione, la stessa metodologia, perché nelle nostre riunioni, cioè i colleghi che erano responsabili delle zone lavoravano con i colleghi nelle varie zone, ma noi dell'istituto più questi cinque colleghi ci siamo incontrati nel cammin facendo da dicembre a qua, dicendo lavoriamo allo stesso modo che altrimenti non possiamo confrontare, certo, i risultati, cioè sì, era solo questo il fatto. Sì, forse però io mi sono espressa male, io non volevo dire che era sbagliata l'idea di usare la stessa metodologia. La cosa che mi ha colpito è che ma magari mi è stata restituita, cioè io non ho ben capito, è il fatto che c'è stata un po' poca gradualità nella parte, diciamo, dell'attività didattica sui testi, nel senso che si è puntato di più sulla semplificazione o l'adattamento dei testi più che sull'attività didattica, sulla gradualità dell'attività didattica, che è la cosa invece su cui io e i miei colleghi di Verona e di Cuneo stiamo cercando di lavorare, nella convinzione che questo strumento può essere uno strumento efficace se riusciamo a capire dove vogliamo arrivare con quei documenti e con quel testo, cioè quali obiettivi ci poniamo. E questo noi lo possiamo sapere solamente se facciamo un lavoro graduale sull'attività didattica, che non necessariamente deve essere per ogni ordine di scuola e in ogni situazione sempre la stessa, ma può variare al variare delle competenze che noi vogliamo attivare nello studente. E in questo mi ricollego al discorso che è appena uscita a livello ministeriale, la sperimentazione sulla certificazione delle competenze per la scuola di base, chi di voi della scuola di base lo saprà, è una sperimentazione che andrà a regime tra 2 anni e comunque insomma tra 2 anni nella scuola di base e poi in prospettiva nella scuola superiore, cioè quindi quinta elementare, terza media e poi in prospettiva quinto anno di superiore, ci si ritroverà a dover certificare delle competenze. Allora quello che io mi chiedo è, forse varrebbe la pena iniziare a pensare ed essere consapevoli, e questo è il lavoro di formazione dei docenti, essere consapevoli di che cosa si sta facendo quando si lavora con certi materiali storici. Non vorrei risultare troppo schematica in tutto questo, sono riflessioni e proposte e non... non sto dicendo questo si deve fare così o si deve fare in quest'altro modo. Allora, quando per esempio si è parlato della unicità della fonte, che è una caratteristica di questo studio di caso su cui voi avete lavorato, e quindi su quella
quella che è stata chiamata una tendenza all'appiattimento verso un conformismo positivo, credo che proprio lavorando sull'attività didattica, più che sulla varietà dei testi, proprio lavorando sull'attività didattica si possano mettere in atto una serie di competenze di problematizzazione dell'argomento che può continuare, per esempio, in caso specifico, ad essere proposto con dei testi che hanno tutti una stessa fonte. Si è anche detto, da qualcuno di voi ha anche detto, che il lavoro sullo studio di caso è un lavoro più lungo di quanto si è ipotizzato inizialmente e che quindi questo in qualche modo comporta una semplificazione, una riduzione al minimo delle attività sui testi. Ecco, io invece credo che proprio l'attività sul testo, sul documento e sulla relazione tra testo e documento sia l'aspetto qualificante di questa metodologia didattica, perché altrimenti, se voi ci pensate bene, se noi non lavoriamo sul rapporto tra testo e documento, perché perdere tutto questo tempo a far leggere questi documenti? Tanto vale che facciamo un bel brainstorming come punto di partenza, poi gli facciamo una bella sintesi dei testi di Lili Bacci, una cartellina e dice adesso ci leggiamo questi e la lezione l'abbiamo finita in una sorta di dialogo tra noi e loro rispetto al loro punto di vista iniziale e il punto di vista di Lili Bacci. Ecco, credo che l'elemento qualificante dello studio di caso sia proprio invece quello di far lavorare sui testi, sui documenti e sul testo e mettere in relazione tra loro. Allora io vi faccio vedere dove siamo arrivati con questa riflessione io e i miei due colleghi. E dove siamo arrivati, quindi potrebbero esserci molti errori e molte cose da rivedere. Allora, abbiamo provato a mettere in gradualità le possibili operazioni didattiche da fare su questi testi. La gradualità dipende da due cose, dall'ordine di scuola e dal tipo di obiettivo che noi abbiamo, cioè dalla competenza che in qualche modo noi vogliamo attivare nello studente. Allora, il primo, contestualizzazione dell'argomento del studio di caso, storica e geografica. Questo aspetto non è necessario nel caso in cui lo studio di caso sia inserito in un quadro di storia generale e quindi si sta lavorando già su quell'argomento. Cioè, voglio dire, se io faccio uno studio di caso sulla resistenza civile, se io faccio uno studio di caso su questa cosa qui e sto lavorando sulla seconda guerra mondiale, è evidente che io non ho bisogno di fare il punto 1, passo direttamente al punto 2. Allora, il punto 2 è il lavoro sui documenti, è un lavoro esclusivamente di costruzione delle conoscenze. Comprensione linguistica, sembra sciocco, però nei testi che voi avete visto sono molto difficili. Io credo che molte cose dai ragazzi non siano state capite, cioè proprio la comprensione linguistica del testo, la ricerca di parole chiave, la ricerca di correlazioni e confronti tra i documenti, analogie e differenze, individuazione nel testo e sottolineature di argomenti indicati anche attraverso domande guida. Quindi è, diciamo, l'analisi dei documenti e l'analisi del testo base, e questo è un primo livello, che è la costruzione delle conoscenze. Allora, se noi volessimo pensare nella lottica, anche su questo sto riflettendo, della certificazione delle competenze, questa come certificazione di competenze è la costruzione delle conoscenze. Poi il punto 2 è il rapporto tra testo e documenti e questo attiva una competenza che è quella che mette in relazione le conoscenze. Quindi io prima le costruisco, al punto 3 le metto in relazione. Qui ci sono delle ipotesi di lavori possibili sui documenti, trovare corrispondenze tra i documenti e le informazioni fornite nel testo.
cercare e sottolineare i documenti e informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel testo. Ma noi potremmo fermarci anche qui, o potremmo anche fermarci al primo punto e dichiarare chiuso il nostro studio di caso. Io su questo volevo riflettere, cioè sul fatto che non necessariamente si deve fare tutto, arrivando poi a un appiattimento, a una semplificazione. Dipende da che obiettivi io mi pongo. Se l'argomento è difficile, se i testi sono difficili, io posso anche fermarmi al rapporto tra testi e documenti, cioè lo studente alla fine di questo lavoro sa mettere in relazione le conoscenze tra loro. Beh, non mi sembra poco. Si intende per testo e documenti? Il testo base, no, il testo base dello studio di caso, quello iniziale, e i documenti. Un passo successivo potrebbe essere, questo è davvero, siamo ad un livello alto, è l'integrazione. E qui siamo nella fase di elaborazione delle conoscenze, cioè usare le proprie conoscenze in un contesto diverso in qualche modo da quello iniziale. Questa è una competenza che è ancora sopra. E allora in questo caso noi abbiamo pensato che una possibilità potrebbe per esempio essere quella o di integrare il testo con le informazioni aggiuntive ricavate dal documento, oppure quella di scrivere un testo referenziato con apposizione di note. E è un lavoro difficile, che però ha anche il vantaggio di far capire a un ragazzo che il famosissimo testo di storia, il manuale, non nasce da un sogno, un brutto sogno del professore che ha scritto il testo, ma nasce invece proprio dall'analisi dei documenti e dalla scrittura del testo storico. La fase finale di questo lavoro, cioè il punto 5, è la problematizzazione dello studio di caso si colloca sul piano delle competenze a livello della competenza più alta, che è quella della capacità di utilizzare i saperi acquisiti. Sulla capacità di utilizzare i saperi acquisiti. Ecco, e qui su questo si gioca il discorso della problematizzazione che facevamo prima a proposito della unicità dell'informazione. È chiaro che non in tutte le classi, non in tutte le situazioni, non in tutti i casi si può arrivare al quinto step, diciamo, di questo lavoro didattico. Io sono insegnante di scuola superiore, io penso che ci si dovrebbe arrivare perlomeno al quinto anno, perché questo è quello che è richiesto dal saggio breve. Ecco. Tuttavia io ho visto anche saggi brevi che sono semplicemente, quando va bene, arrivano al punto 3, il rapporto tra testo e documenti, se va bene, perché in altri casi il saggio breve è semplicemente faccio un normale tema, solo che prendo delle idee dai documenti che mi vengono messi dal ministero il giorno della prova d'esame. Ecco, quindi. Buona pace, insegna il docente di storia e filosofia nel liceo, insegna a Torino, però ricercatore presso l'IDOS, dico però nel senso che l'IDOS è dossier statistico immigrazione. Questa è una competenza che William Bonaparte ha da molti anni, nel senso che lui ha già pubblicato diversi lavori che riguardano anche i ragazzi di seconda generazione, ha lavorato sui Balcani, cioè sono temi che a lui stanno particolarmente a cuore, cioè non lo studio di caso, ma quello che dentro lo studio di caso sta, e se anche tu ci offri il tuo contributo rispetto al nostro lavoro. Va bene, grazie, ovviamente grazie per avermi invitato, grazie di farmi fare un lavoro così impegnativo, che però è anche molto stimolante, quindi è una responsabilità ma è anche una bella avventura. Io non ho portato nulla di così organizzato e non sarò così organizzato, cerco di dire solo delle cose che mi sono venute in mente ascoltando gli interventi di questa mattina, di precedenti, e avendo seguito su YouTube le lezioni, e che ho trovato, tra l'altro, devo dire, molto interessanti, e sulle quali poi avrei anche qualcosa da aggiungere, ma eventualmente in un secondo momento.
Allora, intanto la prima cosa, condivido molto gli aspetti che sono stati posti del pericolo di questa, come dire, questa situazione un po' isolata di questi studi di caso all'interno di una invece didattica più tradizionale. E credo che, non so se è venuto fuori, ma almeno non è venuto fuori nelle cose che sono state dette nel pomeriggio, io credo che uno degli aspetti fondamentali sia l'interdisciplinarità. Bisogna riuscire a immaginare di lavorare il più possibile tra le materie, no? Oltre che all'interno della materia, ma questo è anche un grande problema che pone spesso i ragazzi a non capire di cosa stiamo parlando, perché appunto è scollegata da tutto lo sviluppo che invece purtroppo a sua volta è segmentalizzato nell'attività didattica. Quindi il discorso dell'interdisciplinarità credo che sia fondamentale e si può e si deve fare, no? In tutti i casi, questo nel caso specifico. Sul tema dell'immigrazione più che mai, o comunque di una visione, di una cultura globale o post-nazionale, come la vogliamo chiamare. Quindi questo credo che sia un aspetto da tenere presente. Come studio di caso mi veniva anche in mente, cose che io ho fatto in tante occasioni, e che diventa molto utile, molto ricco e molto stimolante per i ragazzi, è fare un studio di caso spesso partendo da questione del territorio, no? Che diventa molto sentito dai ragazzi, riconosciuto dai ragazzi, che in questo modo si sentono direttamente coinvolti. Non è una cosa astratta, ma è qualcosa che li riguarda direttamente. Questo non credo, ecco, poi anche l'incontro dei testimoni, io credo che su questo, sul discorso dei testimoni, bisogna fare molta attenzione. Non è così semplice, non basta che una persona venga e parli, bisogna saperlo bene lavorare. Il testimone, anche questo, che sia testimone della Seconda Guerra Mondiale, della deportazione, ma anche dell'immigrazione, ecco, il testimone o sai come affrontare, come poi lavorare con lui, lavorare con i ragazzi, sennò rischia anche di essere un po' fuorviante e epistemologicamente non del tutto sempre corretto. Queste erano le prime cose che mi vengono da dire. La complessità dei concetti, io credo che è vero, capisco, non posso immaginare, guardavo i documenti, immaginavo i ragazzi delle elementari, ma anche delle medie, capisco la difficoltà. Però io credo che ci sia anche un problema a monte, non è solo una difficoltà dei concetti in quanto tale, del testo, c'è una difficoltà anche di comprendere certe questioni. Questa è un'esperienza che ho fatto non solo nella scuola, anche all'università. Ho notato i pregiudizi o gli stereotipi non sono solo quelli brutti e cattivi che sono stati presentati o che noi definiamo brutti e cattivi, ma che cos'è uno straniero? Che cos'è un immigrato? Che cos'è una nazione? Ecco, queste categorie che i ragazzi e noi stessi diamo per scontato, non sono poi così scontati. Per cui alla fine diventa difficile affrontare delle questioni perché c'è una povertà concettuale del lessico che noi usiamo normalmente. Io per esempio posso dire, un'esperienza che ho fatto all'università è stata quella di, con i ragazzi, la prima attività che facevo non era tanto un brainstorming, no? Ma era un lavoro proprio di ecologia del linguaggio, non so come poterlo definire, dove appunto porre questi problemi. Cos'è lo straniero? Chi è straniero? Fino a quando si è straniero? Chi è l'immigrato? Cos'è l'immigrato? Cos'è? Ecco, già problematizzare le categorie che io utilizzo nel ragionamento su questi temi, che non sono assolutamente chiari a nessuno, meno che mai ai ragazzi. Quindi questi sono, io penso, alcuni lavori di preparazione su un argomento così, così delicato. Appunto, non so, si è stranieri fino a quando? Io, mi è capitato tante volte, cioè abbiamo dei ragazzi stranieri in classe, sono nati in Italia, mai stati in Marocco in vita loro, tifano per la Juventus, che ne so io, mangiano spaghetti più di noi, eccetera. Parla di un ragazzo straniero, ma straniero, non sa neanche come si dice grazie, probabilmente nella sua lingua, insomma, ecco. Quindi, è questo. Oggi, tra l'altro, e qua vengo un po' più ai contenuti, che forse è la cosa che in questo momento mi preme di più fare e sviluppare, oggi l'immigrazione, vorrei ricordare, si caratterizza anche per la seconda generazione. Noi siamo ormai nella seconda generazione. Io vedevo, lo dico con tutto rispetto e con tutta l'ammirazione per i lavori che sono stati fatti, che
però io ho avuto l'impressione che ci fossero degli stereotipi anche nelle presentazioni che sono state fatte, ma anche in quell'insieme di immagini che sono state accompagnate. La stragrande maggioranza degli immigrati non arriva con le barche, per esempio, non è vero. La stragrande maggioranza arriva in tutt'altro modo. E questo però è importante, perché noi continuiamo a confermare una realtà che non è quella reale. Su 5 milioni di immigrati, oltre 5 milioni di immigrati che abbiamo in Italia, quelli che sono arrivati con i barconi sono, non voglio dire adesso non ricordo la memoria, perché sono l'1-2%, cioè il 98% non arrivano in quel modo. E questo è importante. Poi appunto, ripeto, abbiamo al momento attuale su 5 milioni, abbiamo, anche qua sto ricordando a memoria, 1 milione di minori. Questi, ecco. Allora l'immigrazione è qualcosa di molto più complesso, e di nuovo anche questo richiede un'attenzione, molto più complesso. Quindi io ho visto il barcone, ho visto le mani che chiedono aiuto nel mare, e questo un po' confermare tra l'altro l'immagine dell'immigrato straccione, disperato e quant'altro. C'è tutta una storia di immigrazione di successo, non è vero che tutti gli immigrati sono dei poveri disgraziati, no? Sono degli immigrati oggi che sono molto più ricchi di noi, e meno male, sono contento per loro. Quindi la questione dell'immigrazione io credo debba essere affrontata in modo diverso. Spesso i ragazzi stessi immigrati nelle classi hanno difficoltà perché non si riconoscono neanche. A me è capitato alcuni ragazzi immigrati che dicono delle cose che non sanno, non c'erano in terra, ma perché loro non hanno avuto questa esperienza. No, non hanno avuto esperienza. Dicono i peggio stereotipi che tu puoi sentire, no? Loro stessi, ma perché loro non si sentono italiani, ma oppure sono arrivati con un'altra esperienza, non sanno di cosa stai parlando, no? Perché spesso, voglio dire, insomma, gli stereotipi non sono solo quelli, abbiamo anche noi, ci portiamo dentro una quantità di stereotipi e di semplificazioni e di interpretazioni che spesso corrispondono fino a un certo punto al fenomeno migratorio. Per cui, se vogliamo lavorare su queste cose, credo che sia importante tematizzare questi temi. Non fanno il lavoro che fanno gli italiani. Anche questa frase qua a me fa molta paura, perché se facessero il lavoro degli italiani, ma già li mandiamo a casa. Cioè, finché non fanno il lavoro degli italiani va bene, ma i ragazzi vostri che sono nelle classi vostre non faranno il lavoro dei loro genitori, o non lo vorranno fare, e a quel punto prima o poi questi immigrati faranno i lavori che fanno gli italiani, come hanno fatto i figli dei calabresi, dei campani e dei siciliani, non vorrebbero almeno fare il lavoro. Quindi il problema comunque si pone, e si pone, e si pone con molta serietà, secondo me, e con molta attenzione, perché esiste, non è vero che non fanno, ripeto, fino a un certo punto, oppure noi vogliamo solo che vanno bene finché fanno i lavori che non fanno gli italiani, allora, capite, allora, altro che buonismo qua, no? Cioè, e tra l'altro, un'altra cosa che credo che sia interessante sottolineare, e che è stato confermato ancora da tutte le cose che dicevate voi, la quantità di stranieri nelle scuole professionali, eccetera. Questo è un dato impressionante. Nella ricerca che avevamo fatto proprio nella provincia di Alessandria, ho fatto una ricerca qualche anno fa, provincia di Alessandria, Torino e d'Asti, emergeva che non solo i figli degli immigrati stranieri, ma i figli degli immigrati italiani di seconda e terza generazione continuano ad andare nelle scuole professionali, tecniche, eccetera, eccetera. Per cui questo è un problema molto serio che secondo me ci dovremmo affrontare. Un altro aspetto che pensavo sempre sul tema dello stereotipo e che secondo me non è emerso, è il problema che gli stereotipi, perché esistono stereotipi? Perché la gente è abituata a pensare cosa dice in famiglia? Sì, perché sentono la televisione? Sì, ma lo stereotipo è un ottimo strumento di potere. C'è dietro tutto questo discorso qua un problema di potere. Cioè, qua, e su questo mi volevo riallacciare alle cose che sono state dette nelle relazioni che ho sentito, ho ascoltato su YouTube, e oltre alla World History, che mi sembra importante, che sposta l'attenzione dal locale, nazionale, da degli spazi più ampi, ma io penso anche ai studi postcoloniali, eccetera, che toccano altri aspetti, no? Cioè che poi quello del potere. Allora io con lo stereotipo
giustifico una quantità di motivi, di no? Legittimo il mio potere nei confronti degli altri, è un'arma che io uso, simbolica, ma che rafforza perché tu sei inferiore, perché io sono superiore. E spesso nelle scuole, di nuovo tecniche o professionali, dove sono molti immigrati, ma anche molti spesso delle classi più problematiche degli italiani, loro sentono molto il problema di distinguersi dall'immigrato straniero, perché non vogliono essere come loro, noi non siamo come loro, no? Io ho bisogno di distinguere, io non voglio cadere nella classe sociale, anche in questo senso mi ricollego con quello che dicevo, spesso questi ragazzi immigrati che dicono delle cose incredibili, perché io sono uscito da questa storia, se mai ci sono stato, ma io non voglio essere continuamente etichettato come quello che arriva dall'Africa, eccetera. Io non ho nulla più a che fare con questa roba qua. Io e la mia famiglia abbiamo fatto un lavoro enorme per uscire e tu mi vuoi riportare dentro. Perché lo stereotipo rischia di nuovo fissare, bloccare, incastrare la persona in un immaginario che serve alla società di accoglienza o dominante, come vogliamo chiamare, per riconfermare la sua posizione di superiorità e quindi di subalternità nei confronti degli altri. Per cui, ecco, io credo, non, al momento non mi viene in mente altro da dire, se non appunto le cose che ho detto. Stavo guardando, quindi per il momento mi fermerei. Spero di non aver offeso nessuno con le osservazioni che ho fatto e vi ringrazio della presenza. Ma che, credo che proprio alla fine il bello dei lavori è che i sughi teorici quando vengono alla fine vuol dire che il lavoro sta riuscendo. I lavori brutti sono quelli che partono dai grandi principi e poi facciamo l'applicazione. Noi abbiamo fatto invece il lavoro diverso, il percorso inverso, buttiamoci a lavorare. E se il lavoro è buono vuol dire che verranno fuori i portati teorici e di spessore come quelli che dal tuo intervento e dal tuo sono venuti fuori, ma penso che circolavano negli interventi di tutti. Noi non siamo partiti da come si sarebbe dovuto partire, da una teoria degli stereotipi, del rapporto tra stereotipi e formazione, né dalla idea generale di cosa sia l'emigrazione, se non da una mia lezione che è servita a introdurre il tema. Abbiamo detto, vabbè, ci sono tante cose che sappiamo, più o meno, bene, proviamo a inventare uno strumento che entri in profondità, perché possiamo parlare in tantissimi modi di immigrazione, come di democrazia, come di resistenza, come di qualsiasi altra cosa in classe, ne parliamo, ci fanno il compito e ce ne andiamo. Vediamo se questo strumento riesce a entrare, quello che dicevi tu, entrare nella coscienza dei ragazzi, in fondo. Cosa hanno fatto i ragazzi se non cose che si fanno a scuola? Però stavolta ci sono rimasti dentro. Abbiamo creato una trappola per pensare in cui molti ci sono caduti, hanno cominciato a pensare, soprattutto, questo è l'esempio forte di quel ragazzo con la maglietta rossa, hanno cominciato a vedere che erano loro messi in discussione. Poi lui ha deciso che va benissimo. Non deve essere votato sul suo stereotipo. Tu prendi 10 se sei stato bravo, ma il bello della cosa è che comincia a essere, ti accorgi che qua io sono in discussione con qualche cosa. Questo è secondo me il segno di un lavoro didatticamente efficace, ma didatticamente come lo intendiamo noi, cioè non una comunicazione di un sapere più o meno giusto, ma come l'utilizzazione del sapere in chiave formativa. Per noi formativa vuol dire questo, vuol dire questo, permettere al soggetto di entrare a confrontarsi profondamente con un sapere X che gli portiamo in classe. Io metterei questo come una delle nostre conclusioni. Poi ci sono tante altre cose che abbiamo detto che andrebbero anche riprese, ma giusto per rimettere a posto. Io, se dovessi dirvela proprio quello che penso profondamente non solo del processo formativo, ma anche del mio lavoro di ricerca, è che noi lavoriamo con delle falsificazioni, delle cose false, tutto sommato. Cioè, lavorando con dei concetti, con delle rappresentazioni, non lavoriamo con la realtà.
E quindi il problema è avere delle falsificazioni affidabili. Molte delle falsificazioni che abbiamo non funzionano più, oppure sono state costruite, come dicevi tu, per ragioni di potere o per tante altre ragioni. Falsificazioni affidabili che cosa vuol dire? Vuol dire uno che devono essere aggiornate, e questo è un lavoro che non può essere fatto in modo assoluto per tutte le falsificazioni che compongono la nostra enciclopedia. Possiamo farlo solo a livello esemplare di questo o di quest'altro. Però possiamo fare un'altra cosa. Possiamo attivare dei meccanismi, oggi si dice meccanismi virtuosi, per cui uno comincia a pensare su questa, su quest'altra, su quest'altra, che il problema è di rimettere in discussione. E quando cominciamo a entrare in questo meccanismo, che a convincere l'altro che lui deve continuamente, certo, le deve usare, però deve sapere che le dovrebbe mettere in discussione, che alcune vanno messe in discussione e che è giusto che vengano messe in discussione, beh, questo è un bel lavoro che facciamo, perché tutti gli stereotipi di sto mondo noi non ci possiamo mettere con la matita rossa e blu a correggere, questo non si dice, questo non si dice, questo non ce la facciamo più, anche perché i campi di sapere sono sterminati. Il lavoro che abbiamo fatto in particolare prendeva solo un aspetto del tema enorme dell'immigrazione, cioè quell'aspetto messo in luce da e affrontato da Livi Bacci, cioè il problema del rapporto tra immigrazione e demografia. Per esempio, uno degli stereotipi che veniva fuori dai ragazzi, che dice ma di questo non avete parlato, cioè lo stereotipo che quelli vengono per delinquere in Italia, non c'era presente, perché il quadro teorico sulla base del quale Livi Bacci ha lavorato è: abbiamo una società in crescita demografica, abbiamo una società in decrescita demografica, quando hai uno spostamento da una parte all'altra che succede? E gli stereotipi sono relativi a questo tipo, cioè all'Italia che in questo momento in decrescita demografica legge questo fenomeno con una serie di categorie che sono sbagliate. In particolare però vorrei dire che quella cosa su cui ti sei soffermato, e cioè che non è vero che loro tolgono il lavoro perché fanno i lavori che gli italiani non vogliono, non è una cosa di prospettiva, di desiderio o di buonismo o cattivismo, è semplicemente il contrastare fattuale di una credenza rispetto alla realtà fattuale. Di fatto oggi la maggior parte degli immigrati non toglie lavoro perché? E la cosa curiosa da capire è perché in questa situazione la gente pensa il contrario. E il bello di questi stereotipi demografici, che è il bello straordinario, è che non appoggiano, come per esempio potrei dire, essendo uno storico del Medioevo, sugli stereotipi del Medioevo, sulla tradizione lunghissima, o se dovessimo parlare di un argomento qualsiasi politico, immaginate tutti gli stereotipi che fanno parte del discorso politico, no? Dal primo di tutti, il potere. Quante concezioni stereotipate del potere abbiamo noi, condividiamo con i ragazzi e bisognerebbe distruggere se non si capisce la democrazia. Beh, tutti questi stereotipi in generale hanno storie lunghissime, sedimentazioni lunghissime. Qui ci troviamo invece di fronte a un fenomeno che è iniziato negli 80, grosso modo, e che ha prodotto un'esplosione di stereotipi, che significa una cosa, secondo me, positiva. Cioè la voglia della gente di capire, cioè lo stereotipo tu lo produci per capire, sono qua spontanei, indotti, costruiti in una strana, uno strano gioco fra politica, giornal media e società civile, però significa questo, è arrivato un fenomeno che già sta sconvolgendo la vita, ci dobbiamo costruire le lenti per guardarlo. Le lenti sono state costruite in questa fabbrica, noi diciamo no, scusa un attimo, se voglio fare le lenti che siano Galileo, che siano buone lenti, queste sono le quattro lenti con cui combattere, che dovrebbero sostituire. Quindi credi quello che vuoi, no? Però il fenomeno oggi rispetto alle ricerche empiriche è questo, quindi su questo non c'era discussione, la discussione era perché c'è questa contraddizione violenta fra, cioè non è uno stereotipo quasi, proprio il contrario, cioè tu pensi reale quello che è il contrario, poi discutiamo perché, per come dovrebbe essere, questo è l'aspetto che mi ha affascinato di questo segmento particolare di lavoro all'interno di un tema, e qui tu hai ragione perfettamente, che è quello dell'immigrazione, che è vastissimo,
veniva fuori per esempio anche il tema molto bello, quello di costruire le fonti orali, di imparare a trasformare le dichiarazioni, le confessioni dei ragazzi, le memorie dei ragazzi in fonti orali. Questa sarebbe una cosa molto bella perché darebbe a tutti noi lo strumento critico per leggere la dichiarazione, interpretare quello che un altro mi dice della sua vita, un altro che viene da un'altra parte. Questo mi piacerebbe, ma è un altro lavoro, possiamo fare un altro studio di caso. Qualsiasi studio di caso, questo mettiamocelo come già in esergo di questo tipo di lavoro, sarà proprio in ragione del fatto che alla fine dovrebbe durare 2 ore, 3 ore, estremamente limitato e riduttivo rispetto alla complessità di qualsiasi argomento. Ed è la condizione, cioè se vuoi lavorare devi restringere il campo talmente tanto che poi dici cos'è che non faccio? Un sacco di roba. Il sacco di roba glielo dirai attraverso una lezione. Io penso che possa essere così, ti faccio una lezione quadro, io direi dopo, prima facciamo un studio di caso, li facciamo lavorare e poi a questo punto gli facciamo una lezione in cui diciamo il fenomeno migratorio, questo e quest'altro, più quadro. Però vedi, questo va proprio in contrasto con quanto per esempio stanno facendo, che è quello che anche dicevi tu. Anch'io sono d'accordo sul fatto che andrebbe fatto dopo, però qua ci siamo detti prima di Venezia, quello che diceva Carla prima, no, la contestualizzazione storica e geografica. Sì, è diversa. Quando per contestualizzazione storico geografica abbiamo pensato sempre all'inserimento del fenomeno X all'interno del quadro di virgolette storie che tu spieghi, all'interno della geografia. Qui invece all'interno del fenomeno migratorio. Sì, ma come docente quando vai a contestualizzare, Antonio stai benissimo che stai in uno studio di caso, stereotipo, cioè, quando vai a contestualizzare gli fai tutto un bel malloppone che sarebbe quella lezione quadro che fai dopo. No, questo no, io sarei sempre d'accordo, sempre. Anche qua bisogna essere, voglio dire, anche le parole che usiamo, non solo quello che faceva riferimento Wina, cioè un minimo di chiarezza fra di noi ce la dobbiamo, per esempio in ottavo voi avete usato questa attività didattica, è chiaro, non è bello, però è chiaro, possiamo usarlo tutti, perché dicendo attività didattica sappiamo quali operazioni, no? Facciamo riferimento a una serie di operazioni, ma vedi anche nel oggi si è usato laboratorio, lo studio di caso non è un laboratorio, è un sottoinsieme che sta dentro all'insieme laboratorio e allora non dobbiamo usare le parole, voglio dire prevede delle attività che sono quelle attività che comparivano forse sulle slide di Dario, non ricordo più, che sono cooperative, che sono attive, partecipative e tutto quanto, ma le parole sono, perché sennò diventa, cioè è già così difficile il nostro lavoro che se non facciamo questo tipo di chiarezza non è un laboratorio lo studio di caso. Sì. Abbiamo detto che lo facciamo proprio perché abbiamo visto che il laboratorio non possiamo più farlo con questa riduzione di ore di storia, con tutti questi problemi. E di fatto non voglio dire, non voglio essere negativo perché abbiamo detto che tutto va così bene. Non è che sia una sconfitta lo studio di caso, però diciamocelo fra di noi, cioè 20 anni fa avevamo altre pretese, ragazzi. Avevamo altre pretese. Io penso che adesso resistiamo e va benissimo, sono contenta, resistiamo. In questo momento va benissimo lo studio di caso. Però chiamiamolo studio di caso e non chiamiamolo laboratorio come compare nelle relazioni, come compare in altre cose. Così come lo studio di caso non è una prova, voglio dire, anche su, e allora su questa cosa qua che tu dici, la lezione la faccio dopo, chiariscicelo, sì. Perché sennò io tra operazione e attività didattica con le contestualizzazioni, io personalmente, perché sarò con questa visione di analisi che purtroppo mi assai, cioè mi tormento, mi accompagna, che devo dire, analizziamo. Se tu mi dici fai la contestualizzazione storica e geografica, io tutta quella roba lì che tu pensavi di far dopo, io te l'ho già fatta prima. No, ma diciamo che anche qui, quando parliamo di lezione, anche qui parliamo, abbiamo un termine onnicomprensivo che significa tante cose. Noi possiamo avere una lezione introduttiva in cui diciamo, ma come avete detto voi ragazzi, vogliamo fare una sperimentazione. Questa sperimentazione riguardano dei temi che bla bla, leggete questa e andiamo, rapida. Il primo lavoro di contestualizzazione, questo siamo stati precisi, abbiamo detto questa lezione qua però, cioè questo studio di caso, lo dobbiamo agganciare a un percorso che tu stai portando avanti, che è quello di storia appunto.
quello che sto dicendo adesso su questa lezione è esattamente quello che stiamo facendo adesso, cioè il portato teorico, nel senso di cos'è l'emigrazione, ma quali problemi alla fine smuove, insomma tutte le cose che sono venute fuori da lui e da te, quello direi invertiamo l'ordine, facciamolo alla fine, cioè esattamente come stiamo facendo adesso, lo stiamo facendo alla fine, perché alla fine il meccanismo è tu vai semi, lo studio di caso e l'aratro e poi ci butti le cose, alla fine ce le sei. Se invece come saremmo portati nella nostra mentalità universitaria, nelle prime 20 pagine cos'è l'emigrazione, cos'è quello, cos'è quell'altro, state attenti se no, e poi andiamo a fare. Direi che didatticamente, non sempre, ma in questo caso è più efficace andare con l'aratro dello studio di caso. Con queste immagini.